you In questo nuovo speciale TG Crime, in cui ripercorreremo tutta la storia degli Eide Murders in vista no, delle novità che stanno uscendo e di tutti i nuovi dettagli che sono usciti, e faremo il punto della situazione fino a questo momento, anche perché da qui fino al 2 di ottobre in cui si aprirà il processo, non ci saranno grosse novità, immagino. Quindi facciamo il punto della situazione poi ad ottobre ovviamente seguiremo il processo e non so se sarà una roba alla eh, o Johnny Depp perché ci sono un po' di problemi con l'accesso alle telecamere in aula, quindi cercheremo anche di vedere come seguire al meglio questa vicenda. Oggi io vi parlo degli Idaho Murders, ovvero la strage Sanguinosissima e macabra, avvenuta in Idaho alle spese di quattro studenti. Cioè, voi provate a pensare: quattro studenti che erano nella loro casa studenti, che si erano appena tornati a casa, si erano andati a letto, e vengono massacrati da uno sconosciuto che entra in casa di notte e li uccide a coltellate mentre dormono. Con anche altre due persone all'interno, altre due coinquiline che sono state invece risparmiate. Provate a immaginare come se la vivono oggi queste. Uh, è un caso recentissimo, infatti ancora non c'è stato né un processo né una sentenza. Ci sarà a partire da ottobre il processo e infatti siamo qui per fare il punto della situazione. Già ve ne avevo parlato nei vari TG Crime, ma eravamo andati... Eh, come dire a pezzettini oggi facciamo un riassuntone di tutto quanto con anche anziché riassuntone un approfondimentone su tutto quanto con anche ovviamente i nuovi dettagli che sono usciti nel corso delle indagini la storia è sicuramente notissima non nota notissima è il caso che ha fatto più parlare tutto il mondo nell'ultimo anno e stiamo parlando tra l'altro di un caso dove ci sono ancora tantissime cose stranissime Peraltro, ehm, siccome ci sono cose inspiegabili, in primis perché? perché un ragazzo, adesso scoprirete che al momento è ancora solo l'accusato, è l'imputato, ma non è ancora stato condannato, ci sarà un processo ad ottobre, dove usciranno poi tutte le, tutti i dettagli su questo caso, infatti li riprenderemo poi con una, un ulteriore approfondimento, ma. Lui è l'unico sospettato ed è anche stato rinviato a giudizio. Ma la grande domanda è perché un ragazzo di 28 anni, tra l'altro, studente, stavo per dire studentesso, non so perché, dato studente con dottorato, quindi non studente che dici vabbè ho fatto la triennale tipo bugalalla, cioè studente pluridecorato in criminologia e giustizia penale che entrerebbe di notte in una casa studenti per massacrarne quattro tra l'altro facendo un massacro mega violento con uh, sbudellamenti fuori da, da ogni logica lui è in galera attualmente, assolutamente è in galera e bisogna capire effettivamente che cosa c'è nella mente di quest'uomo perché al momento lui si dice assolutamente estraneo ai fatti quindi di certo non ce lo spiegherà, dobbiamo cercare di arrivarci un po' a noi. Il soggetto è questo qui che effettivamente a prima vista sembra un ragazzo normalissimo ma viste anche le cose che sono uscite più di recente possiamo dire che tanto normale non era ma proprio... No, e però c'è una cosa particolare, lui sembra che abbia fatto di tutto per lasciare delle tracce e da uno che studia criminologia, come dicevo, pluridecorato criminologicamente parlando, non mi aspettavo delle cazzate degne di un benno chiunque, quindi, cioè, mh, non lo so, Il mio falegname con 30 euro faceva meglio. Comunque, e poi tra l'altro questo è un omicidio assolutamente studiato, premeditato, bello. cose incredibili. Allora, che cosa succede a, in Idaho a novembre del 2022? Quindi stiamo parlando di meno di un anno fa. Nelle prime ore del 13 novembre 2022, prime ore si intende proprio cuore della notte, intorno alle 4 del mattino. Quattro studenti dell'università dell'Aidao sono stati accoltellati a morte nella loro casa studenti, nel loro appunto studentato, che si trova poco fuori dal, campo di, uh, dal campus di Moscou. Moscow è la città, sì sì, lo riascoltiamo, era, era, era figo in effetti, lo riascoltiamo. Moscow è una città appunto in Idaho dove vivono moltissimi studenti fuori sede che magari non vivono all'interno del campus ma si affittano queste case un pochino fuori. Comunque è una cittadina molto carina, eh, senza soffitto, senza cucina, però... Era freddo, è, fred è freddissimo. Infatti quando sono successi questi omicidi, anche se era solo il 13 novembre, era tutto pieno di neve. Quindi quei luoghi della morte dove io non vorrei mai vivere. Tuttavia dicono sia un bel posto. Salutava lui... Sì. Beh, il mercoledì forse. Cioè non era proprio un salutone, non era, non era un, un estroversone. Eh, devo dire anche che probabilmente era uno che sta sui maroni e parecchia gente perché era antipatico, cioè, era proprio un dito nel culo, Brian. Eh, poi ne parleremo. Ecco, in Selone, molto probabilmente sì, ovvero, non sono state trovate nelle sue descrizioni o nel, insomma, in quello che hanno detto ricostruendo la sua vita, non sono state trovate fidanzate di sorta. Quindi deduco che avesse qualche difficoltà con l'altro sesso, considerato anche che è stato più volte ripreso per il suo comportamento nei confronti delle donne, ovvero eh, si dice che quando andava al bar alla seconda birra diventava molto molesto con le ragazze, oppure è stato addirittura sospeso prima che venisse fuori l'indagine e l'arresto, ehm, è stato sospeso dal suo ruolo. Che bello, Brad, dal suo ruolo in università come assistente proprio perché si comportava male con le ragazze e in particolare con i membri della comunità LGBTQ. Quindi, come dire, non era proprio un soggetto di quelli che dici che carino, che gentile, salutava sempre. E poi si comportava anche da. Si comporta adesso. Possiamo parlare, è presente, lui è ancora vivo. Si comporta da persona. So tutto io. Ho il cervello gigantesco e te lo devo far pesare e soppesare. Cioè, tu mi devi rispettare, mi devi temere perché io ho la testa come un brillante e ne so più di te sempre, comunque, su qualunque campo. Parliamo di barbabietole, lui ne sapeva di più. Parliamo di cercopitecchi verdi, lui ne sapeva di più. Quindi insomma un personaggio spacamaroni, ecco sicuramente possiamo definirlo spacamaroni, sborone, assolutamente sborone, però aveva quel, cioè, è quel narcisismo, sì assolutamente possiamo definirlo narcisista assolutamente, anche se non so se è patologico comunque narcisista sicuro. Ma è di quei narcisisti che non ci tiene nemmeno tanto a star simpatico agli altri. Cioè, è il, è il narcisista che non sborra contro i muri, ma ti sborra direttamente negli occhi. Così dici: Ho vinto, no? Non c'è nulla nel suo sguardo. Sì, vero, non c'è nulla nel suo sguardo, ma ha anche quel. Quegli occhi da non me ne frega un cazzo, faccio quello che mi pare, tanto io sono sopra e questo sarà effettivamente anche un punto descritto bene dalle persone che lo conoscono. Ma veniamo all'inizio, cioè, torniamo alle. Ah! partiamo dall'inizio, partiamo dall'inizio con tutta la storia di quello che è accaduto perché. La scoperta dei corpi è avvenuta e qui c'è già la prima stranezza: è avvenuta molto in ritardo rispetto a quando sono state uccise le vittime. Questa è la casa dove è avvenuto eh, il massacro ed è una casa molto particolare perché è su tre piani, come potete vedere. Il, um, il piano, diciamo, seminterrato, quello che vedete più di qua, quindi quello che loro chiamano primo piano, ma per comodità, visto che parliamo in italiano e saranno gli italiani a vedere questo video, lo chiameremo piano terra, così ci capiamo, facciamo piano terra, primo piano, secondo piano, all'italiana, così è tutto più chiaro, perché l'altra volta invece avevo scelto di dirvelo all'americana e non ci capiva più un cazzo, quindi rimaniamo sul nostro... Nomenclatura classica. La casa inizialmente aveva solo il primo e il secondo piano, poi il proprietario ha deciso di aggiungerci anche diciamo, il basement, quello che da questo lato è un seminterrato, ma poi in realtà dal davanti è a terra, quindi si entra da lì, l'entrata principale è al piano terra. Ci sono sei camere all'interno, sei camere studenti dove appunto vivevano ehm, ognuno aveva la propria stanza, due per ogni piano. E alle 11:58, quindi praticamente a mezzogiorno del 13 novembre, la polizia di Moscow riceve una telefonata. Diceva una telefonata da una delle delle sopravvissute che erano appunto lì dentro ancora non sappiamo chi delle due poi le, le conosceremo eh, le due sopravvissute eh, non sappiamo ancora chi delle due abbia chiamato comunque la chiamata è arrivata dal cellulare di una di queste e quando arriva la polizia in casa non c'erano soltanto le due inquiline sopravvissute ma c'erano anche altri amici che erano stati chiamati per, come dire, dare una mano visto che eh, le loro coinquiline non rispondevano, sembravano in stato di incoscienza. Infatti, e qui già partiamo con il giallo: infatti, la chiamata al 911 è stata eh, Venite, c'è una persona in stato di incoscienza. Quindi le. I soccorsi arrivano convinti che qualcuno possa aver avuto un malore, che uno di questi studenti. Poi, tra l'altro, conoscevano già la casa i poliziotti di Moscow perché eh, diverse volte erano stati chiamati per uh, schiamazzi, per uh, feste molto rumorose che facevano, vabbè, studenti giovanissimi. E pensavano si trattasse di un malore, di uno svenimento, di una persona senza sensi, insomma, che si fosse sentita male. E invece quando arrivano trovano una scena che dire horror è un complimento. E infatti questo punto io ancora me lo devo spiegare, ovvero cioè arriva la polizia alla casa che tra l'altro si trova al 1122 di King Road. Tra l'altro io sono andata su Google Maps per vedere con lomi, l'omino per vedere un po' le strade per riuscire un attimo a raccapezzolarmi rispetto alle zone, vedere un po' di camminare sulle strade, capire com'è la morfologia del quartiere, e quella casa è stata censurata. Cioè, non so se avete mai visto, ma su Google Maps, quando fai la street View, ci sono delle case che vengono censurate. Quella casa è censurata, quindi io non, non riesco a raccapezzolarmi, Esatto, Ruma. Raccapezzolo, è uno sport che presto verrà portato alle Olimpiadi. Insomma, arrivano gli agenti, si aspettano niente di che perché dici oh una persona ha perso i sensi. Tra l'altro, quando arrivano, la porta di casa era aperta. Poi, vabbè, erano arrivate anche altre persone, altri amici, quindi c'è un, un po' di via vai. Entrano dal piano terra, quindi quello che qui non vedete perché è dietro l'entrata qua, salgono al primo piano e trovano i primi corpi, entrano nella camera da letto della persona che dovrebbe essere no, priva di sensi e si trovano una scena dell'orrore, sangue dappertutto, sangue sui muri, sui soffitti, sui pavimenti, ma talmente tanto sangue che è colato fuori dai muri della casa. Infatti tra un attimo vi farò vedere questa foto iconica che ha fatto il giro del mondo perché addirittura il sangue è riuscito no, a colare fuori dai muri, per quanto avesse impregnato uh, il pavimento e il, i, 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 i muri. C'erano pezzi di carne dappertutto, anche perché non si è limitato l'assassino ad accoltellare le vittime, ma le ha proprio, diciamo, macellate. E io mi domando e chiedo come possa essere venuto in mente di chiamare la polizia dicendo qualcuno ha perso i sensi. Cioè, ok lo shock, perché poi adesso vedremo anche il ruolo dei sopravvissuti, però, ok lo shock, ma eravate in più di due, c'erano sia le inquiline sia altri amici, cioè nessuno è stato in grado di dire... Sangue dappertutto, aiuto! Ah, panico! Cioè, io mi immagino uno stato di shock in cui non capisci assolutamente nulla perché sei scioccato da quello che hai visto e non, non riesco. Oh, scusate, avrò io ho un ritardo probabilmente, ma non riesco a capire come è possibile che una persona, perché sotto shock, minimizzi in questo modo una scena dell'orrore. Chi è che ha chiamato dicendo quello? Non sappiamo chi delle due, ma una delle due inquiline sopravvissute. E questa cosa io veramente, ragazzi, non riesco a spiegarmela. Poi eh, andremo più nel dettaglio tra un attimo, quando vedrete, insomma, che cosa ha visto una delle due inquiline nella notte, e posso capire che si è rimasta traumatizzata, quindi date per scontato che c'è un trauma, c'è uno stato di shock. Ma anche tenendo in considerazione questo, non riesco comunque a spiegarmi perché dire c'è cioè una persona che ha, ha perso i sensi, i sensi, anziché dire c'è un sacco di sangue. La mia inquina è piena di sangue. La casa è un mattatoio. Non, 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 capisco, non capisco. Il primo corpo appartiene a Xana Cannadol, questa ragazza qui che aveva solo 20 anni e che gli amici ricordano come una ragazza davvero super allegra, aveva questo sorriso contagioso, eh, dicono che fosse la ragazza più felice e positiva e ottimista che conoscevano. Lei studiava marketing e sognava per l'appunto di lavorare nel mondo del marketing. È sempre stata una ragazza molto sportiva, molto atletica, da bambina era una ginnasta di talento, faceva atletica leggera all'università e pallavolo e calcio quindi comunque è sempre stata davvero molto 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 attiva e insomma ed era la fidanzata di un'altra delle vittime era la fidanzata di Ethan Cepin che è il ragazzo che vedete qui abbracciato a lei stavano insieme da circa un anno e infatti lei era sul pavimento Xana quindi immagino che non sia stata uccisa nel sonno ma sia stata ehm, sorpresa, magari lei si è alzata, c'è stata una colluttazione, probabilmente ha cercato di difendersi in qualche modo ed è stata uccisa poi caduta sul pavimento. Itan invece si trovava sul letto. Loro due quella notte avevano dormito assieme e Itan appunto era ancora sul letto. Eh, anche lui ha vent'anni... E anche lui è completamente ricoperto di sangue, con evidenti ferite da taglio. Quindi, che fossero stati uccisi a coltellate è stato immediatamente evidente ai primi agenti che si sono trovati sulla scena del crimine. Loro due vengono ricordati dai loro amici come l'anima della festa. Cioè, lei era super mega allegra, anche lui era una gran cartola e diciamo che come coppia erano quelli che animavano la festa, cui piaceva scherzare, eh, poi facevano parte entrambi di una confraternita, la Sigma Key. Tra l'altro la casa, la loro casa. Era molto molto vicina a tutte le varie sedi delle confraternite e infatti era una casa frequentatissima, c'erano un sacco di feste proprio perché l'ambiente era festaiolo. Sì, è morto anche lui, è morto anche lui, sono morti assieme, sono stati attaccati appunto da, dalla stessa persona. Erano nello stesso letto a dormire, quindi probabilmente lei ha avuto tempo di alzarsi e magari aver avuto anche uno scambio con questo assassino. Poi capirete perché è stato forse anche sentito questo scambio dalla, dalla coinquilina sopravvissuta, mentre lui è morto direttamente nel suo letto. Uh, lui era okay, una persona estremamente allegra, come vi dicevo anche prima, molto simpatico e stroverso. Ha due gemelli, tra l'altro, lui ha un fratello e una sorella gemelli, quindi è, è, è frutto di un parto trigemino. Povera mamma, veramente povera mamma. E, e questi, tra l'altro, erano unitissimi, un triplete, sì, esatto, un tripletta. Erano unitissimi come un po' tutti i gemelli poi e avevano anche scelto di iscriversi tutti e tre alla stessa università proprio per rimanere assieme, tant'è che gli altri suoi gemelli appunto erano entrambi iscritti al campus. Lui studiava scienze motorie e voleva lavorare nel mondo dello sport. Poi gli inquirenti, vista la prima scena del crimine... Fanno un giro e raggiungono il secondo piano, l'ultimo piano della casa e trovano altre due vittime, due ragazze che si trovano entrambe eh, nello stesso letto, nel letto singolo. E dormivano assieme, queste due, eh, perché erano migliori amiche, erano best friends. Comunque, se avete fantasie in questo momento, lasciate perdere perché ognuna aveva il proprio amoroso. Quindi. Non, non era quel tipo di relazione. Erano però best friends, praticamente sorelle, cresciute insieme, inseparabili e si chiamano Madison Mogan e Kaylee Gonsalves. Entrambe di 21 anni, come vi dicevo appunto best friend dalle medie, inseparabili e hanno scelto di studiare insieme sia al liceo che al campus proprio per non doversi separare. E alla fine sono anche morte insieme. Io non posso dimenticare il discorso del papà di Kayleen che ha parlato alle telecamere e ai giornali. E ha proprio raccontato di come eh, fossero due sorelle, quindi anche Madison per lui era una figlia, e di come lo straziasse l'idea che hanno sempre fatto le cose insieme e anche morire. L'hanno vissuto insieme, ecco. Come dicevo, Madison e Kaylee migliori amiche per l'appunto entrambe uccise nello stesso letto. Kaylee doveva laurearsi quel semestre, lei sognava di diventare un'insegnante delle elementari e tra l'altro aveva già ottenuto un lavoro che la aspettava in Texas dove si sarebbe trasferita. Alla fine degli studi, quindi da lì a pochissimo, perché è novembre. Il 13 novembre è stata uccisa e a gennaio 2023 sarebbe iniziato questo nuovo lavoro in Texas. Quindi era super gasata, piena di progetti. Che brutta cosa. Tra l'altro. In una fonte in particolare un documentario, il documentario, quello che attualmente è il più valido uh, a riguardo, che è il documentario che si trova su Prime Video, che si chiama Una notte di sangue, una cosa del genere. Uh, Ecco, lì dicono una cosa che non avevo mai scoperto, ovvero che Kaylee in realtà non viveva da poco, aveva lasciato quella casa, cioè non era più affittuare una pinquilina di quella casa, ma era unitissima ovviamente a Madison, quindi continuava a frequentarla e a dormire spesso lì. In particolare quel weekend era tornata per far vedere la sua nuova auto alle amiche. Quindi, cioè, come dire. Considerato anche Ethan che anche lui non viveva lì, ma era lì soltanto per dormire con la sua ragazza. Ecco, vedere queste situazioni che come dire botta proprio de sfiga, cioè non non era un'eccezione che fosse lì quella sera. È assurdo, è assurdo. Uh, Madison. Madison aveva un fidanzato con cui stava da circa un anno che si chiama Jake Krieger ed erano davvero una bella coppia, erano molto molto uniti, stavano bene insieme. Mentre Kaylee era single da pochissimo, si era lasciata da poco con il suo ex ex storico con cui era, stato molt era stata molti anni e uh, ci stava ancora sotto, sostanzialmente, perché poi vedrete che quella notte. Che lì cercherà proprio piuttosto insistentemente il suo ex. Ah, poi non vi ho detto anche un'altra cosa: ovvero Madison studiava marketing e lavorava insieme a Xana nel ristorante locale che si chiama Mad Greek. Così adesso vi ho detto tutto. Ci sono due ragazze sopravvissute a questa vicenda ragazze, appunto, inquiline di quella casa, affittuari di quella casa. Adesso, cosa che prima non sapevamo, sappiamo chi sono e sappiamo anche come si chiamano. Sono queste due, perché se vedete, questa è una foto di gruppo che hanno fatto, tra l'altro, il 12 di novembre, quindi eh, la sera prima della notte degli omicidi hanno scattato questa foto. Che Elia ha messo sul suo profilo e quelle due che vedete cerchiate sono le due inquiline sopravvissute. Si chiamano Bethany Funke e Dylan Mortensen: hanno entrambe 21 anni e una dormiva al piano terra e non ha sentito proprio niente. Almeno di quello che si sa, non è stato pubblicato nulla rispetto alle sue dichiarazioni, mentre. Ehm, Dylan Mortensen dormiva al piano primo dove eh, per l'appunto sono stati uccisi Xana e il suo fidanzato Ethan. Per cui lei invece è colei che poi si è anche ritrovata faccia a faccia con l'assassino. Ma ci arriviamo. Cioè, pensate anche solo questo, cioè ti viene massacrata la... Non la famiglia, però, diciamo tutti i coinquilini in casa, sono tutti bellissimi assolutamente. Tu ti trovi anche a faccia a faccia con l'assassino. Che trauma devi aver subito, porca miseria! Ecco, non sapremo al momento chi delle due si trovava, ehm, scusatemi, chi delle due ha chiamato il 911 comunque. Dal cellulare di una delle due è partita questa chiamata, anche se non sappiamo quale. Allora, parliamo un attimo delle prime indagini che ci sono state, perché secondo i rapporti, quello che vi stavo dicendo per l'appunto, gli inquirenti pensano immediatamente che. Ci deve essere un movente ben preciso per questi omicidi, tant'è che inizialmente la polizia rilascia delle dichiarazioni piuttosto tranquillizzanti per la popolazione dicendo, ok, l'assassino non sappiamo chi è ancora, quindi ancora è a piede libero, tuttavia data la violenza degli omicidi sicuramente, esatto, non no, è stata una mattanza, Exxon. E sicuramente è stato un omicidio mirato, un omicidio passionale, per cui state tranquilli adesso con le indagini lo troveremo. Ma sicuramente non è un pericolo per la popolazione, e invece si rivelerà tutt'altro. Ma perché hanno detto questo? Perché hanno trovato delle vittime veramente martoriate, tantissimo, al punto che, come vi dicevo poco fa. Il sangue è addirittura colato fuori, cioè ha impregnato i muri ed è colato fuori. Questa foto rimarrà nella storia, sì. Questa foto rimarrà veramente nella storia. E è scioccante, è scioccante vedere la quantità. Per questo io mi chiedo com'è possibile che abbiano chiamato dicendo c'è una persona priva di sensi. Era una mattanza. Eh sì, uno che fa una mattanza simile è pericoloso a prescindere, sono d'accordo, però sapete, per evitare il panico, per evitare che soprattutto che si creassero chissà quali gogne a persone innocenti, che poi ci sono state comunque, eh, poi ovviamente in questi casi gli inquirenti tendono a voler proteggere il più possibile le indagini, cosa che stanno ancora facendo, perché chiaramente facendo uscire dei dettagli potrebbero aiutare. L'assassino che poi è stato arrestato, infatti dal momento del suo arresto sono uscite un sacco di cose in più. Tuttavia, ancora ad oggi molti dettagli non si conoscono perché si sta aspettando di andare a processo, per l'appunto. Quindi, questo ha generato nelle persone molta frustrazione, anche perché ovviamente dicevano: cavolo. Io vivo a Mosca oppure frequento il campus, mio figlio frequenta il campus e vai nel panico o vuoi risposte. Nel momento in cui non ti vengono date, tutto rimane così nel limbo, ti lasciano, eh, sai che indagano ma non sai che cosa stanno cercando, non sai che punto sono, sembravano brancolare nel buio, quindi le persone per sfogarsi andavano sui social e cercavano di fare un po' delle indagini per conto loro. E fino a che come dire, speculi, studi, cerchi di andare a vedere no? i social delle vittime, con chi avevano a che fare, con chi... Ok, ci può anche stare. Ma nel momento in cui questa gente si faceva non solo le teorie, ma si faceva giudice giuria e facevano già le loro sentenze, hanno rovinato la vita ad almeno due persone innocenti, perché hanno preso, così, dalle loro conclusioni... Uh, dalle loro indagini, da segugi dell'internet, hanno tratto appunto le loro conclu conclusioni su chi doveva essere secondo loro l'assassino. E quindi, dai e che ridai, pubblicavano i nomi, pubblicavano le foto e questi uomini hanno, si sono visti rovinare la vita. Uno è uno dei vicini di casa, che era anche stato intervistato, di cui ne parlammo all'epoca, e vi dissi anche: guarda, ci sono molti sospetti su di lui da parte dei segugi dell'internet. Poi si sono rivelati infondati. E l'altro è uno studente che appare in un video delle telecamere di sicurezza, delle ultime immagini di eh, Kaylee e Madison che è lì con loro, che aspetta insomma il suo cibo dal food truck, cioè dal, dal camioncino de, del cibo, ed evidentemente sta osservando le due ragazze, ma probabilmente perché ne era attratto in quel momento che Comunque, siccome le guarda, allora è stato lui, è lui l'assassino! Poi qualcuno l'ha riconosciuto, ha detto il nome, hanno trovato le foto, le hanno sparse per tutto l'internet, in particolare su TikTok e sto ragazzo si è dovuto nascondere fino all'arresto poi di quello che è diventato il, um, il sospettato numero uno. E rendetevi conto che, cioè... Tutte le vittime, quando arrivano, insomma, vedono le prime cose che riescono a valutare, scoprono che tutte le vittime sono state accoltellate alla parte superiore del corpo, non sono state denudate e non sono state violentate, quindi diciamo che non è un omicidio a scopo sessuale. Tuttavia, molti esperti della psicologia forense ci vedono una componente sessuale in questo, ovvero. Ci hanno visto, poi considerato il sospetto, ci starebbe, ci hanno visto una sorta di diciamo picherismo, cioè un, eh, uno sfogo di una pulsione che non poteva essere soddisfatta, perché magari l'assassino è una persona che non riesce a confrontarsi con l'altro sesso ad avere una relazione sana con l'altro sesso, o magari una persona che, appunto, viene costantemente rifiutata non riesce ad avere una relazione sessuale sana e quindi sfoga questa sua sessualità in maniera assolutamente deviata attraverso le pugnalate, attraverso la violenza, attraverso la rabbia. Quindi eh, diciamo che fisicamente non ci sono tracce di una componente sessuale, ma psicologicamente potrebbe anche esserci questo ingrediente. In effetti, non ci sono segni di effrazione in casa. Questo è un punto fondamentale, perché faceva pensare per l'appunto agli inquirenti fin da subito che l'assassino dovesse essere uno nelle conoscenze delle vittime, cioè una persona che frequentava la casa, che conosceva le vittime, che ne aveva accesso e addirittura all'inizio si è pensato che potesse essere stato aperto da qualcuno. No, è stato lui che ha aperto. No. Ne... Qualcuno gli ha aperto la porta, ok? Lasciavano aperta la loro porta? Sì, loro lasciavano aperta la porta. Devo dire che effettivamente. Eh, sarà la gioventù, sarà. Eh? Non avevano preso in considerazione nessun tipo di misura di sicurezza. Cioè, erano ragazzi veramente estremamente tranquilli, tant'è che la loro porta la porta d'ingresso al piano terra, quella principale dell'ingresso principale, aveva un tastierino elettronico con un codice per entrare, effettivamente lì non era semplicissimo, ma al primo piano sul lato della casa c'era una finestra a vetri che si apriva, quindi l'avevano lasciata aperta. No, nessuna è stata violentata, nessuna nessuna nessuna. A me che le porte dei casi non si chiudono automaticamente, dipende dalla porta. Ci sono tantissimi tipi di porte diverse. Comunque è entrato dalla porta finestra, da quella a vetri che dava sul patio. Tra l'altro, è ben chiara, dalla dinamica degli omicidi, la questione assassino che conosce la casa. L'assassino sapeva benissimo come muoversi, sapeva in quali stanze entrare e probabilmente anche quali persone trovarci all'interno. E questo fa pensare che, ancora bisogna effettivamente capirla questa cosa, fa pensare che magari l'assassino frequentasse quella casa, magari ci fosse stato ad una festa, proprio per conoscere meglio la planimetria, e che... insomma, la... o che l'avesse studiata bene, cioè della serie, ha fatto i suoi, no, le sue azioni di studio delle vittime, si è postato fuori... E dai movimenti dalle finestre da si è fatto un'idea della planimetria anche se io ritengo più probabile vista la gestione di quella casa che lui potesse essersi introdotto durante una festa una delle miriadi di feste che facevano nelle quali non c'era assolutamente nessun controllo all'inizio non capiscono bene se era entrato dalla porta principale facendosi aprire oppure dal piano dal primo piano appunto dalla la porta scorrevole, ma ritengano che abbia utilizzato la porta sul retro, quella scorrevole, per molti motivi: sia perché era più semplice da aprire a meno che qualcuno non gli abbia aperto ovviamente la porta di sotto, sia perché è una zona molto meno illuminata dell'ingresso, che c'aveva proprio la luce che no, illuminava la porta d'ingresso mentre quella a vetri era al buio, e poi perché lui poteva. Parcheggiare praticamente appiccicato alla porta vetri in modo tale da fare pochissimo tratto e non essere visibile a nessuno. Quindi, mettendoci dal punto di vista dell'assassino, sarebbe stato molto più furbo prendere quel tipo di entrata. Poi, come vi dicevo, questa casa era un sacco famosa per i mega big party. Era proprio la casa, Big Party House, la chiamavano, per cui potete immaginare. Infatti vi dicevo che quando hanno fatto i rilievi hanno trovato centinaia di DNA, centinaia. Per cui anche lì isolare il DNA dell'assassino è stata una botta di culo. Ovvero una enorme cazzata commessa dall'assassino, perché lui aveva abbandonato lì un oggetto di sua proprietà dove aveva lasciato proprio in un punto specifico il suo DNA. Tra un attimo ci arriviamo. Altrimenti non avrebbero mai potuto isolare il suo DNA, ce n'erano veramente tantissimi. E insomma, quella casa lì era frequentatissima, ma. Giusto per farvi capire com'era la gestione, cioè quanto poco controllo ci fosse rispetto a chi entrava e chi usciva, considerate che la polizia è stata chiamata più volte per schiamazzi e solitamente andavano, bussavano, chiedevano dei, i padroni di casa, insomma, di, che erano gli affittuari per parlare con gli affittuari. E ci sono le body cam, quindi queste scene si vedono. La polizia che arriva lì bussa, si vedono tutti un po' sono ubriachi così. E in una di queste occasioni, la polizia arriva, bussa alla porta, gli aprono i ragazzi e chiedono: possiamo parlare con una delle inquiline, una delle affittuarie? E loro le vanno a cercare per tutta casa e non ci sono, quindi in casa non c'era nessuna delle inquiline. C'erano solo ospiti di, di notte. Quindi questo vi fa capire che proprio c'era zero controllo. Si fidavano tranquillamente di tutti. Io non oserei mai fare una roba del genere perché sono impanicata che mi rubino anche l'anima. Ma considerate che se nemmeno le coinquiline erano in casa e c'erano solo ospiti, poteva entrare veramente chiunque. Questo vuol dire che, a mio parere, l'imputato Brian... Avrà utilizzato una di queste serate bordello per infilarsi, farsi il suo giro, studiarsi la planimetria, capire dove dormiva chi. E poi quella notte è tornato e ha fatto il bordello. Quindi diciamo casa piena di gente, con nessun controllo. Questo rendeva le indagini davvero molto complesse. Cerchiamo a questo punto di ricostruire un po' la serata, perché sia in base alle testimonianze delle due sopravvissute, sia allo studio fatto sui cellulari, sui vari spostamenti, no? Delle vittime ad oggi abbiamo finalmente una ricostruzione molto precisa degli orari di quella serata che secondo me non tornano. Però va bene allora poi ci ragioniamo sul perché. Alle 20:57, Kaylee posta questa foto sul suo profilo Instagram dove scrive. Che fortuna essere circondata da queste persone ogni giorno. Ed è la foto che è diventata poi emblematica degli Idaho Murders, perché le vittime, guarda caso, sono tutte insieme nella stessa foto poche ore prima di essere uccise. Quelle che vedete ai lati sono le due ragazze sopravvissute, mentre quelli al centro sono le vittime. E qui erano tutti, diciamo, gli inquilini nella stessa foto impressionante, è impressionante, cioè sembrava quasi una, appunto, una macabra profezia questa di Kay Lee che ha messo la foto, no? Che bello essere ogni giorno circondata da queste persone e poche ore dopo vieni uccisa, vengono tutti uccisi, mamma mia. Alle 20.57 esce questo post sul profilo di Kay Lee. Poco dopo i ragazzi si separano in due gruppi. XANA e ITAN vanno alla sede della Sigma Key, che è appunto la confraternita a cui è scritto ITAN. Ci restano più o meno dalle 21 fino all'1.45, orario in cui torneranno a casa. ITAN aveva in programma di restare a dormire dalla fidanzata quella sera, quindi erano già organizzati che lui si sarebbe fermato appunto a dormire in quella casa. Intanto, nello stesso, nella stessa serata, Kaylee e Madison raggiungono il, cor, il, ca, il, il Corner Club, che è diciamo un bar sport, cioè un pub, uno di quei bar dove ci sono gli schermi, guardi la partita sostanzialmente, tante partite contemporaneamente a volte. Ed escono da questo bar intorno alle 1.30 del mattino. Poi raggiungono un food track, ovvero un camioncino dei, del cibo, dove di solito si ritrovano molti giovani a fare il po' serata, cioè diciamo dopo che sono andati a ballare, no? che sono stanchi, vogliono, hanno bisogno di carboidrati. Noi andiamo al food track dove c'è la in armagnola o c'è il panino con la porchetta nelle due zone dove ho vissuto la mia vita c'erano queste due cose e loro invece vanno lì dove ci sono gli hamburger ci sono gli hot dog tipo lo zozzone esatto cosa state vedendo in questa immagine state vedendo un fermo immagine di una live su twitch che ha registrato la presenza di Kaylee e Madison appunto al food truck al camioncino del cibo e queste sono le ultime immagini di Kaylee e Madison in vita perché considerate che da lì a due ore verranno uccise, poverine. Qui eh, le state vedendo all'1.41 e succede questa cosa strana, ovvero il food truck aveva un canale Twitch. Cioè praticamente loro eh, streammano mentre lavorano dando da mangiare alle persone. E non sono delle streaming interessanti, cioè non c'è qualcuno che ti racconta o fa battute, o, non lo so, prendono gli, gli acquirenti, gli fanno qualche domanda oppure fanno qualche scherzo. Niente. Cioè, praticamente sembra una telecamera di videosorveglianza che riprende le persone mentre vanno a comprarsi il panino o quello che è. No, non c'è un omito che fa i panini, capito? Non c'è intrattenimento. Sembra veramente una. Sì, una videocamera di sorveglianza del kebabbaro, stessa identica roba, senza niente di interessante. Ed è camera fissa lì che riprende tutti quelli che vanno a mangiare al, al camioncino. no? ho capito perché. Ma è stata molto utile, ovviamente, per ricostruire tutta la serata. Che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo Kaylee e Madison, che sono le due ragazze che vedete nel cerchio, che semplicemente si comportano normalmente: cioè, si ordinano un piatto di pasta, stanno ridendo, guardano i cellulari scherzano un po' tra di loro così, ma sono tranquillissime, non hanno presentimento, non sono a disagio, non sono inseguite da nessuno, eh, questo ci fa proprio pensare che sia successo improvvisamente e inaspettatamente. Si vedono le ragazze tranquillissime, mangiano il loro piatto di pasta e poi chiamano Uber alle 2 del mattino per tornare a casa, è un chilometro e mezzo di, di, di macchina, quindi in pochissimi minuti. Sono dentro la casa dell'orrore. Una volta arrivate succedono delle cose strane, vabbè strane, strane perché poi dopo verranno uccise, però magari non così strane. Tra le 2.26 e le 2.52 Kaylee fa sette telefonate al suo ex. Secondo me aveva bevuto un po' e come al solito quando uno beve ha scarso controllo degli impulsi e se ci sta sotto con l'ex è buona norma che ti venga tolto il cellulare perché puntualmente fai delle stronzate epiche e scrivi al tuo ex. Classico, no? Classico. Quindi lei fa queste sette telefonate senza risposta, tra l'altro dilazionate nel tempo, perché non le fa sette ta 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 -taccate, Ma tra le 2.26 e le 2.52. Lex non risponde al telefono. Non è che, poverino, non rispondesse perché non voleva parlare con lei, ma perché già dormiva. Pensate che Kaylee è stata così insistente che ha addirittura chiesto di chiamare col cellulare di Madison? Oppure ha chiamato direttamente Madison? Perché anche dal cellulare di Madison partono tre chiamate verso l'ex di Kaylee tra le 2:44 e le 2:52. Quindi diciamo che alle 2:52 Kaylee rinuncia a parlare con il suo ex. Ora provate a, a, a immaginare come si può sentire lui ad oggi. Sapere che la sua ex storica, con cui erano stati tanti anni, quindi non credo che né lui né lei si fossero ricostruiti una relazione con qualcun altro, che ti chiama per tutta la notte e l'ultima chiamata è un'ora prima che venisse uccisa. Le due ragazze sopravvissute, anche loro, erano uscite quella sera ed erano rientrate intorno all'una del mattino. Sono state ovviamente fondamentali anche per ricostruire tutta la cronologia dei fatti. Che succede? Intorno alle 4 del mattino, questa è Dylan, una delle due, appunto, coinquiline survivor. Intorno alle 4 del mattino, Dylan Mortensen, che dorme al primo piano accanto alla stanza di Xana e eh, il suo ragazzo, viene svegliata da dei rumori. Però nel dormiveglia, nella confusione del risveglio, non capiva esattamente che suoni fossero. E le sembravano rumori provenienti dal piano di sopra, quindi dal primo piano. E le sembrava Kaylee che giocava con il suo cane. Perché il cane di Kaylee, che poi condivideva con l'ex fidanzato, poi se l'è tenuto lei, insomma vabbè. Uh, comunque il cane di Kaylee viveva lì in casa con tutti loro. Sente questi rumori e poi crede di sentire la voce di Kaylee, anche se poi gli inquirenti eh, dedurranno che quella voce era quella di Xana. Però lei dice che le sembrava di sentire Kaylee dire c'è qualcuno qui. Inquietantissima questa cosa eh ma veramente inquietantissima no il cane non è successo niente era vivo e vegeto chiuso dentro una stanza c'è qualcuno qui era molto probabilmente XANA ad aver detto queste parole se voi vi state chiedendo ma com'è possibile che da una stanza si sentissero delle voci anche senza che urlassero è normale era una di quelle casette di legno americane e le casette di legno americane sono fatte veramente come, non lo so, tipo fogli di carta. Quindi si sente assolutamente tutto, ovviamente. Non poteva capire se il suono venisse da sopra, venisse da, da, da accanto, dalla, dalla, dalla stanza accanto. Ma molto probabilmente era Xana perché? Perché noi sappiamo che Xana tra le 4 e le 4 e 12 era sveglia. E siccome Xana è quella che hanno ritrovato sul pavimento, anziché sul letto, è probabile che quando lui è entrato, l'assassino è entrato nella stanza di Xana, lei non lo abbia subito visto, perché sappiamo che era il cellulare a ciapinare, quindi veramente era al buio, quella luce del cellulare non ha visto, anche e soprattutto perché ci si deve adattare, no? Quando voi guardate uno schermo luminoso e tutto intorno. C'è cioè il buio, quando alzate lo sguardo, vedete molto meno che se non stessi guardando lo schermo, no? Quindi lei era su TikTok, probabilmente, quando è entrato l'assassino in camera. Ha detto c'è qualcuno qui. Perché si è accorta di una presenza, ma non lo vedeva. E poi è stata aggredita, cioè immagina che tu sei lì, non riesci a dormire, hai il cellulare in mano, hai il moroso accanto che dorme. Ti vedi qualcuno entrare, non capisci se c'è davvero qualcuno o meno. Qui dici: C'è qualcuno qui, come. No, anche magari una coinquilina che sonnambula, cioè che ne sai? No? non ti pensi che immediatamente c'è un intruso in casa. Probabilmente lei si è alzata dal letto per controllare e a quel punto è stata aggredita. Ecco perché la trovano cadaveri a terra. Mentre, anche il mio incubo peggiore, vi giuro, Toro è anche il mio incubo peggiore. Mentre Ethan, secondo me, non si è nemmeno svegliato, è stato ucciso nel sonno. Però, ovviamente, queste sono uh, speculazioni, non abbiamo la, la certezza piena. Ma quello che noi sappiamo è quello che ha vissuto Dylan, ovvero la sopravvissuta che poi è diventata super testimone. Sente qualcuno che dice: C'è qualcuno qui. A quel punto, sbircia dalla porta della sua stanza perché si preoccupa. Sente queste parole, sente dei suoni, dice: Ma che cazzo sta succedendo? Quindi apre la porta della camera, dà una sbirciata in corridoio. Non vede nessuno, non vede niente di anomalo e quindi la richiude e si torna a letto. Tenete in considerazione che Dylan è una di quelle ragazze che reagisce come reagirei io: ovvero paura, 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 non voglio vedere niente! E mi tiro sulla coperta sulla testa. E penso che sia stata un po' questa la sua reazione. E credo che sia anche questo il motivo per cui eh, non ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine ma ha aspettato il giorno dopo. Si è sentito la frase della coinquilina, deve aver sentito anche la colluttazione, credo. Chi lo sa? Questo non ce lo dice. E insomma sbircia, non vede niente e quindi si torna a letto. Poi sente di nuovo altri suoni, sente una sorta di pianto ovattato che proveniva dalla stanza di Xana e questo piagnucolio, questo pianto ovattato, secondo me è... deriva dal fatto che l'assassino probabilmente le ha chiuso la bocca. Quindi ricostruisco secondo la mia fantasia quello che è successo nella stanza di Xana e il fidanzato. Assassino entra. Lei ha il cellulare in mano. Si rende conto che c'è qualcuno. Quindi dice: C'è qualcuno qui? Si rende conto che effettivamente qualcuno c'è. Si alza dal letto. Sta per urlare. Lui le chiude la bocca. Comincia ad accoltellarla. Quindi lei, ovviamente, lancia dei gridolini, lancia dei pianti perché sta essendo colpita. Ma lui le ha chiuso la bocca. Ecco perché la coinquilina sente un pianto sommesso, un pianto. Uh, de dei rumori piuttosto vattati. È strano che lui sia entrato nella stanza di Xana, che era più lontana. Eh, ma dalle ricostruzioni la stanza di Xana è stata raggiunta per seconda, ovvero lui aveva già commesso il massacro al piano di sopra. E probabilmente il massacro al piano di sopra è avvenuto quando uh, Dylan sentiva i rumori provenire dal piano di sopra. Poi lui è sceso ed ha attaccato Xana e a quel punto lei ha sentito i rumori dalla stanza di Xana. Quando pensava uh, che Elise stesse giocando col cane al piano di sopra, secondo me era l'assassino che faceva rumore no? colpendo le due ragazze. Ma era all'interno del campus o residenziale? No, erano fuori dal campus, ma poco fuori dal campus. In uh, una casa in affitto, quindi residenziale, sì. L'ultimo dettaglio che ricorda Dylan, eh, non è l'ultimo, scusatemi, un altro dettaglio che, che ricorda Dylan e che è davvero super mega inquietante, è che lei sente questo piagnucolio di Xana e in risposta una voce maschile che le dice: Va tutto bene, sono qui per aiutarti. Al che Dylan apre di nuovo la porta della sua stanza, esce in corridoio addirittura per darsi un'occhiata in giro, non vede niente di strano e torna a letto. L'assassino che dice: Shh, va tutto bene, sono qui per aiutarti. Mentre le chiude sicuramente la bocca e questa stava piagnucolando per poi colpirla, ci dà effettivamente uno spaccato di un assassino che gode nel fare dei giochetti mentali proprio cioè gode esatto a fare Fred lo strambo gode eh, come un film horror esatto quel sadismo psicologico del dirti tranquilla va tutto bene <ride> e poi ti uccide cioè magari poi già pieno di sangue considerato che aveva già ucciso Kaylee e Madison al piano di sopra prima Solo che continua a sentire dei rumori, non riesce a definire esattamente la natura di questi rumori, comunque continua a sentire del... della confusione e quindi riapre la porta una terza volta. E stavolta, bam! La cosa più inquietante che possa capitare se hai un intruso in casa, se è ritrovata faccia a faccia, questo qua. Con Quindi lei diventa non solo una super testimone ma una testimone oculare che ovviamente sarà interpellata nel riconoscimento di questo. Non so se questo è già avvenuto o meno perché molte cose non ce le dicono ancora. Comunque si ritrova faccia a faccia con l'assassino, assassino che non si capisce se la vede o non la vede. Perché a mio parere, ehm, cioè mi sono fatta l'idea che lui in realtà non l'abbia proprio vista, Dylan, perché da quello che dice lei gli è passato davanti ed è andato dritto per dritto, cioè non l'ha guardata, non c'è stato un momento di lui è andato dritto per dritto, quindi è possibile, esatto, che nel buio lei magari aveva giusto aperto la porta per sbirciare e lui non l'avesse vista, grazie a Dio, anche perché, scusami. Ma uno che commette una carneficina, ehm, che poi capiremo non essere così mirata come si pensava, anche se il dubbio ancora rimane. Perché ti fai vedere da una testimone e la lasci lì. Cioè a quel punto avrebbe ucciso anche lei. Però ci ha dato una descrizione di quello che ha visto. Ovviamente è buio, quindi non è che si può fare un'idea tanto precisa di chi ha davanti. Ma lei dice che era un tizio completamente vestito di nero che indossava una mascherina di quelle da covid completamente nera che gli copriva quindi la parte inferiore del volto che aveva un fisico atletico non muscoloso ma comunque atletico piuttosto alto tra gli 1,75 e gli 1,80 e questo dettaglio che sarà dirimente lei ricorda molto bene delle sopracciglia boucher ovvero cespugliose queste sopracciglia particolarmente folte e cespugliose lei poi racconta di essere rimasta paralizzata dalla paura di averlo visto superarla e raggiungere la porta a vetri del primo piano da cui poi è uscito lei intanto si richiude a chiave in camera sua si infila nel letto e resta frizzata dalla paura Fino al giorno dopo, Il giorno dopo che arriva a mezzogiorno, perché la prima chiamata al 911 arriva a mezzogiorno. Poi quello che è successo era Carlo delle Vigne, raga. <ride> quello che è successo nelle ore della mattina eh, ce lo racconteranno sicuramente a processo perché hanno chiamato degli amici, si saranno resi conto della scena del crimine, perché hanno detto alla polizia che c'era solo una persona priva di sensi. Ci sono ancora molte cose che devono essere eh, specificate. Alle 4.17, tanto per ricostruire un po', no, riuscire a isolare a che ora sono avvenuti questi omicidi e in quale lasso di tempo... Alle 4.17, effettivamente, una telecamera di sicurezza che si trovava in un'altra casa, a 15 metri dalla stanza di Xana e Itan, registra un audio in cui si sentono delle voci e dei lamenti. Ovviamente è a 15 metri, quindi non è che si sente tutto benissimo, però si sente. E considerate anche che non avevano le finestre aperte, perché era novembre, c'era la neve fuori, quindi non stavano con la finestra aperta. E se una telecamera a 15 metri, intanto è una telecamera di videosorveglianza, quindi non è che abbia questa mega sensibilità di cogliere i rumori anche più lievi, ma se questa videocamera è riuscita a registrare delle voci, dei lamenti, questo forte tonfo successivamente ai lamenti e il cane di Kaylee che abbaia, eh, anche Dylan deve aver sentito molto di più di quello che sappiamo che immagino avrà raccontato che ancora non ci non, non ce lo dicono la testimone ha visto un estraneo in casa e non ha chiamato il 911 no hanno chiamato soltanto il giorno dopo tra l'altro prima hanno chiamato altri amici poi hanno chiamato il 911 e questo comportamento è veramente strano cioè tu puoi essere in uno stato di shock lei dice che sia frizzata dallo shock Sicuramente, eh? sicuramente. però, io, anche nello shock è una cosa che non mi spiego. Sicuramente lei si è rinchiusa in camera terrorizzata che questo potesse raggiungerla ed entrarle in camera. Però sono passate otto ore. Cioè, dopo otto ore hanno chiamato il 911. Ma gli amici che sono stati chiamati, che quindi più di uno avrà visto il macello che c'era nelle stanze. Come hanno permesso che si dicesse che solo c'era una persona priva di sensi? O erano tutti in stato di shock e non capivano la sega? Possibile, eh? O altrimenti io continuo a non spiegarmelo. Fa veramente strano che dica, in particolare dica, c'è uno senza sensi. Non dica, hanno massacrato tutto pieno di sangue. Non ho capito i miei coinquilini non rispondano sangue, c'è sangue. Cioè, cazzo, era il sangue la cosa scioccante. Comunque non c'è alcun sospetto sui sopravvissuti, eh? che non vi venga in mente di pensare che siano loro, no, 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 loro non c'entrano assolutamente nulla, proprio niente di niente. La polizia, quindi, grazie a ricostruzione di tutti questi orari, facendo un po' il puzzle degli orari, riescono a isolare, diciamo, il lasso di tempo in cui sono avvenuti gli omicidi. E lo isolano inizialmente tra le 4 del mattino e le 4 e 25. Ma comprendono che non può essere avvenuto alle 4 precise, perché alle 4, proprio in punto, spaccate dai dati del cellulare di Xana, emerge che lei aveva ricevuto un ordine da DoorDash, ovvero una, tipo Just cioè un tipo Justit, cioè un'app che ti porta il cibo. A domicilio a casa e il fattorino si è presentato lì alle 4 in punto: alle 4 in punto non c'era nessun estraneo, non c'era nessuna strana macchina. Non, non ha visto niente di strano. Quindi, Xana ha preso l'ordine, poi è andata in camera sua e immagino abbia cominciato a mangiarlo mentre guardava il cellulare, perché sappiamo che era il cellulare: consegna domicilio perché alle 4 e 12 fa accesso a TikTok, quindi immagino che abbia mangiocchiato tra le 4 e le 4 e 12, alle 4 e 12 ha um, aperto TikTok e quello probabilmente è il momento in cui è entrato l'assassino nella sua stanza. Quindi XANA era sveglia mentre Madison e Kaylee sono state uccise. Per cui dovrà aver sentito qualcosa. Forse aveva le cuffie. Ha senso. Ha senso! Mister Abbax, hai risolto il mistero. Hai risolto tutto. Cazzo, sì! Perché? Il moroso stava dormendo. Si vede che lei ha avuto un attacco di fame notturna e ha ordinato il cibo per cavoli suoi. Poi sono andato a prendere alle 4. Se l'hai portata in camera dove se lo stava mangiando, geniale, ma. Si è messa le cuffie per guardare TikTok perché, se no, ovviamente avrebbe svegliato il moroso. Quindi non ha sentito il rumore degli omicidi al piano di sopra, botta di culo per l'assassino. E ecco perché probabilmente quando lui entra in camera lei non lo sente entrare, ma dice c'è qualcuno qui perché vede qualcosa, si toglie le cuffie a quel punto mano sulla bocca e coltellate. Poi ricordiamoci che Xana viene trovata sul pavimento, quindi vuol dire che è stata uccisa molto probabilmente da in piedi. Per cui lui non ha sentito neanche gli scossoni nel letto, perché è quello che l'avrebbe svegliato. Se invece lei è stata colpita quando era in piedi, lui le ha messo la mano sulla bocca e poi l'ha colpita col coltello così, lui non si è svegliato per forza. Tornando sulla scena del crimine, poi, la scientifica riesce a trovare delle tracce che saranno dirimenti per giungere per l'appunto a Brian. Trova un'impronta latente, diciamo, ovvero invisibile... Sì, sì, sto leggendo, vi leggo negli occhi. Ovvero un'impronta un invisibile ad occhio nudo di scarpa, intendo, intendo di, di scarpa. E la suola... Ah, questo motivo ha forma di diamante, diciamo. Quindi tutti i vari. Vabbè, avete presente le suole delle Vans? Ecco, quella suola lì, la suola tipica delle Vans. Spoiler, l'impronta corrisponderà a un paio di scarpe trovate in proprietà del sospettato. Sulla scena del crimine non viene ritrovata l'arma del delitto, che tra l'altro anche dall'autopsia è emersa essere un coltello a lama fissa, probabilmente un coltello militare, diceva il medico legale. E infatti questa cosa corrisponde con quello che è stato trovato sulla scena del crimine, ovvero la custodia di un coltello. Questa, ehm, questo più o meno è il modello è stato utilizzato per gli omicidi, il coltello al momento ancora non è stato trovato, quindi l'arma del delitto non è stata ritrovata. Ma c'era la custodia! Avete presente quando usate la, la macchina fotografica e vi dimenticate la custodia in giro? Ecco, il killer ha fatto la stronzata. E questa custodia è stata fondamentale perché è stato trovato il DNA dell'assassino nella parte del bottone. Vedete che praticamente tu infili la lama dentro, dentro la fodera, no? E poi fuori c'è questa parte qua che c'ha il bottone. Ma il bottone, essendo una custodia relativamente nuova, era molto duro no? da scapocchiare. E quindi per scapocchiarlo devi fare una certa pressione. Per questo motivo il DNA rimane molto più facilmente in quella zona. E infatti l'hanno trovato in quella zona. Comunque, su questa custodia c'era lo stemma della marina degli Stati Uniti. In parte è stata trovata, tra l'altro, ehm, era nel letto delle due ragazze, le, Madison e Kaylee, le prime che sono state uccise. Infatti lì c'era la custodia, quindi lui ha attaccato per prima loro. E tra l'altro si è prima avvicinato ai letti, sicuramente è stato lì a guardarle un po' dormire. Poi ha aperto la custodia, ha tirato fuori il coltello e la custodia l'ha lasciata lì, l'ha mollata lì sul letto. E infatti la custodia è stata trovata incastrata sotto il corpo della povera Madison, a metà tra il corpo e il piumino. Il modello di coltello che ospita questa custodia è il Kabar, che è appunto questo coltellaccio a lama fissa spesso utilizzato dai militari. All'inizio isolano questo DNA, DNA maschile, lo inseriscono nel database criminale ma non trovano nessuna corrispondenza. Quindi il killer non doveva avere nessun particolare precedente. E qui fa ancora più paura uno che è in grado di fare una carneficina del genere che non ha precedenti rilevanti, precedenti violenti. Cioè, inquietante, veramente inquietante. Ma davvero non ti svegli prendendo queste coltellate? Sì, ti svegli. Infatti, sui corpi delle vittime, su alcune, penso in particolare su Kaylee e su Xana, sono state ritrovate ferite da difesa. Quindi, hanno fatto proprio così. Chiaro che l'attacco è stato premeditatissimo. Ma la grande domanda è: ma era mirato ad una vittima in particolare? O a delle vittime in particolare? Per cui. Le altre sono state un, diciamo, un danno collaterale oppure ha scelto randomicamente queste vittime per fare la strage alla Ted Bundy e quindi non ha nessun tipo di movente specifico, cioè è un movente sul piano della realtà o è un movente psicologico? Io credo che sia un movente psicologico. E ci si sta rivolgendo sempre di più man mano che vanno avanti le indagini. Si sta pensando sempre di più che in realtà non ci fosse un astio, un motivo per andare contro questi ragazzi, ma simboleggiassero semplicemente qualcosa per il killer che voleva distruggere. E nel distruggere questi ragazzi, probabilmente voleva anche dimostrare qualcosa al mondo: quanto lui è fico, quanto lui è il più intelligente e il più furbo di tutti. Naturalmente c'era anche questo considerato il, il profilo del, del sospettato. La famiglia di lui dice che è mortificata dagli eventi che comunque non credono che possa essere stato lui perché non, non è nel personaggio. Cioè hanno detto eh, che Brian non è assolutamente una persona che farebbe mai una cosa del genere. Per come lo conoscono loro. C'è anche da dire che non aveva mai fatto qualcosa del genere prima, non aveva mai compiuto atti violenti prima, per cui ci sta che eh, uno non se l'aspetta, no? Ok, quindi nella ricostruzione che fanno gli inquirenti, l'assassino è entrato dalla porta a vetri con ogni probabilità, quella scorrevole. Che poi tra l'altro è il piano, quindi la prima stanza a cui lui avrebbe avuto accesso è quella di Dylan, quella della sopravvissuta che ha sentito i suoni, eccetera. Il killer invece si dirige consapevolmente al secondo piano, verso la camera di Madison e Kaylee. Infatti l'arma viene trovata lì, lui inizia lì la sua mattanza, poi scende. E va ad Xana e Ethan. Per cui alcuni dicono che era nei suoi programmi uccidere tutti e quattro. Io mi sono fatta l'idea, altri sono d'accordo con me, mi sono fatta l'idea che il suo target fossero Madison e Kaylee, le due ragazze, passatemi il termine, Stacy, le due Stacy, le due stragnocche, le due mega fighe. Che rispetto a Xana avevano tutto un altro modo di presentarsi, cioè vedete anche no? la differenza. Questa è Kaylee insieme a Madison e questa è Xana. Cioè, beh, tutte meravigliose, tutte bellissime, però diciamo un, un modo di porsi completamente diverso. Un incel, diciamo un incel incazzato, un red pillato incazzato, non è disturbato da questo tipo di ragazza, è disturbato da questo tipo di ragazza. Quindi, secondo me, lui si è diretto per l'appunto direttamente nella stanza di Kaylee e Madison perché voleva uccidere loro due e ce l'aveva con loro. Poi, Xana, essendo sveglia, probabilmente ha sentito qualcosa. Si è affacciata dalla porta, non lo so. Ehm, o ha parlato dicendo c'è qualcuno qui. Allora, a quel punto, lui è entrato per farla tacere. Per questo, penso che Dylan non sia stata eh, risparmiata, ma semplicemente non è stata vista. E poi lui sostiene di essere strano i fatti ci deve essere ancora un processo per quanto ci siano 57000 prove contro di lui o oh, potrebbero anche essere delle sfortunate coincidenze per cui il killer è un altro che ha rubato il coltello a Brian o gli ha rubato la custodia o gli ha fatto aprire questa custodia un giorno per fargli lasciare il DNA e poi andare a uccidere anche perché io mi chiedo eh, una cosa. Ma non aveva i guanti? Cioè. No, forse li aveva. Forse li aveva. Ma aveva aperto quella custodia diverse volte. Quindi il suo DNA era rimasto lì precedentemente. Ma allora a questo punto. Se il DNA. Che è quello che poi sta portando avanti la difesa. Eh. Se il DNA può essere attempato. Cioè può essere. Stato depositato lì tempo prima rispetto agli omicidi, anche qui non è una prova scientifica al 100% che sia stato lui. Però, cioè, vediamo come se la cavano a processo eh? vediamo come se accavano a processo. Soprattutto perché lei non può dire avere le sopracciglia spugliose mentendo, perché l'ha detto subito a caldo il giorno dopo. E ancora lì Brian era lontanissimo dai radar. Non sapevano assolutamente fosse lui. Certo, l'emozione di fare una cosa del genere, che la pensavi da una vita, poi magari ti fa un effetto. Eh, sì, anche per l'assassino, effettivamente, potrebbe essere stato. In uno stato confusionale che lo ha fatto per l'appunto confondere e fare questo errore di distrazione. Il padre di Kaylee è contentissimo che la figlia fosse il vero obiettivo del killer, anche perché è la ragazza con le ferite più gravi di tutte. È quella che è stata proprio totalmente aperta, squartata, proprio decisamente squartata. E ha delle ferite inferte con molta più violenza rispetto a quelle inferte a Madison, per esempio. Quindi sono molto più profonde, date con molta più forza. Diciamo che si è proprio accanito su Kaylee rispetto alle altre vittime. Quindi è probabile che addirittura fosse Kaylee uh, il target. Poi c'è da dire un'altra cosa. Kaylee aveva raccontato agli amici e familiari di avere uno stalker. E la polizia ha preso ovviamente in considerazione la pista che ad uccidere tutti fosse lo stalker di Kaylee. Ma la cosa assurda è che dalle indagini della polizia non solo non emerge che questa pista avesse un seguito, ma non emerge nemmeno l'esistenza di questo stalker. Cioè non trovano tracce di questo stalker. E se, io ho pensato, se tu stai premeditando un omicidio è il momento lucido, quindi non è mentre lo fai che ti, ti dimentichi la custodia del coltello, eccetera, lo stai premeditando, quindi è la fase lucida nella quale tu agisci secondo logica, secondo quello che sai. Tu sai che le tracce digitali vengono ritrovate. Quindi loro, per scoprire se lei avesse uno Stalker, ovviamente andavano a vedere quelli che la chiamavano insistentemente o quelli che le scrivevano insistentemente, no? Non sappiamo a quale lui avesse scritto non sappiamo a quale delle vittime lui avesse scritto. Ma io penso fosse lei, penso fosse Kaylee. Perché appunto quello che è emerso ultimamente è che lui seguiva su Instagram una, anzi no, seguiva su Instagram tutte e tre le vittime ragazze, e in particolare una aveva scritto abbastanza insistentemente nei giorni precedenti l'omicidio. Però non sappiamo se è Kaylee o se è una delle altre, che questo non, non ce lo dicono ancora. Magari lui la seguiva fisicamente e basta. Esatto, Marty. Io credo che quando lei dicesse «ho uno stalker», Intendesse dire che aveva qualcuno che la stava seguendo, che si sentiva osservata, ma non qualcuno che la stalkerizzava in maniera digitale, ma qualcuno che la stalkerizzava in maniera fisica, e quindi lei si sentiva osservata, anche perché sappiamo che l'assassino era a conoscenza delle abitudini delle vittime: conosceva la casa, conosceva i loro spostamenti, sapeva quando colpire proprio nel momento in cui erano tutti dentro e non farsi sgamare. Le scriveva: Hey! Hey! Hello! How are you? What are you going? And, così! Cioè, Hey! Ehi hey, tu? Ciao! Come stai? Come stai? Cosa fai oggi? Come va? Come stai? Ciao! hey, ciao! Questo, cioè proprio il classico stalker inquietante. Comunque ci sono giorni di panico perché non esce niente dagli inquirenti. Sembra che brancolino nel buio, non, sembra che non abbiano idea assolutamente di da che parte farsi. Fino a che qualche giorno dopo se ne escono con un comunicato super mega importante: Ovvero, stanno cercando il proprietario di un'auto bianca che potrebbe essere a conoscenza di informazioni molto importanti. Per le indagini, quindi loro non dicono stiamo cercando il sospettato che probabilmente era dentro quella macchina, come avevamo poi intuito tutti uh, qua sul canale quando ne parlavamo. Io avevo detto guardate, regà che non stanno cercando un testimone, stanno cercando l'assassino. Secondo me, comunque, lo allora dicevano: 'Persona informata sui fatti'. Va bene, e um, perché? Perché gli inquirenti avevano passato al setaccio tutte le telecamere della zona lì del quartieretto, che tra l'altro c'è Kings Road, Queens Road, quindi è il quartiere regale, no? E vedono una macchina bianca, una berlina, che passa vicino alla casa proprio intorno all'orario in cui sono avvenuti gli omicidi. Quell'auto è stata notata perché stava facendo un percorso veramente strano. Si muoveva in maniera particolarmente sospetta. E quindi viene da dire, Brian, cioè hai studiato criminologia, ma che cazzo fai? Vai a uccidere le tue vittime sulla tua macchina! Cosa fa? veramente, drughesci un drughe. Allora, no, non è vero. Cioè, sì, invece è vero, è un drughe. Si faceva pesantemente. Ma questa è un'altra storia. Vedono questa macchina che verso le tre e mezza passa tre volte davanti alla casa degli omicidi. E guarda caso è l'unica macchina che passa più volte davanti a quella casa quella notte. Che pollo! Sì, c'è cioè lui, ci girava intorno, no? Probabilmente per capire se stessero tutti dormendo o meno, per vedere se c'era qualche luce ancora accesa, perché stava, no? Girando intorno alla preda, aspettando che la preda si addormentasse per fargli l'agguato, mentre probabilmente c'erano ancora luci accese visto che uh, Xana era sveglia, che insomma qualcuno era ancora sveglio, e quindi continuava a girare e girare. Poi alle 4.04 passa una quarta volta, quindi tre volte di seguito alle 3.30. Poi dopo mezz'ora ci riprova alle 4.04, quindi sappiamo che lui. Alle 4.04 ancora non era dentro la casa. Avrà visto Xana che prendeva il cibo e avrà detto: Mannaggia, devo aspettare ancora un attimo. Lo si vede avanzare fino a un condominio accanto, fare inversione e passare di nuovo davanti. Quindi in totale, 5 volte è passato davanti quella macchina alla casa degli omicidi. Oh, il kinder è bueno, buonissimo. Da questo momento in poi quella macchina non appare più nelle telecamere di sorveglianza fino a 16 minuti dopo in cui la si vede lasciare il quartiere a velocità andante. E sono le 4.20. Qui abbiamo una foto di una foto, quindi non è proprio chiarissima, ovviamente. La targa non l'hanno letta dalle immagini delle telecamere, però hanno individuato il modello della macchina, che è fondamentale in questo tipo di indagine. A questo punto però sappiamo che il killer è entrato nella casa alle 4.04, cioè è entrato con la macchina all'esterno della casa alle 4.04 e ha lasciato la casa con la macchina alle 4.20. In totale solo 16 minuti. 16 minuti ai quali potete tranquillamente togliere due minuti di allontanamento, avvicinamento, parcheggio, eccetera. Per cui gli omicidi si sono consumati velocissimamente. Possiamo dire anche che gli omicidi veri e propri, cioè l'atto omicidiario, si è consumato in 10 minuti. Che poi non è così tanto. Mi stai dicendo che ci ha messo solo 16 minuti? Sì, esatto, ecco perché si è dimenticato la fodera e tutto, perché faceva tutto super in fretta, doveva essere velocissimo, lui si era messo in testa di fare velocissimo Se ci pensate, siccome non ha perso tempo a fare come Nico clone, no? che si gode la scena del crimine, gli piace vedere il sangue che, che, che cola, che co cioè non, non si è soffermato più di tanto, ha fatto una carneficina gigantesca e se ne è scappato eh, C'è da dire che per fare tutta quella mattanza uno pensa che ci voglia tanto tempo, ma se vi immaginate provate a compiere queste azioni nell'aria, dare colpi, sbragare, aprire, cosa non ci vuole così tanto tempo davvero. Io credo che la difesa di Brian si possa anche attaccare molto bene a questo fatto, cioè dire. Ok, Brian era in macchina lì vicino alla zona degli omicidi quando sono stati compiuti, ma magari non è stato lui a entrare e ucciderli. Anche perché come avrebbe fatto in solo 16 minuti a fare tutta quella mattanza? E poi, se davvero è passato lì davanti alla casa tutte quelle volte e ha visto che Xana era ancora sveglia, perché non ha aspettato? Quindi questa è ovviamente una di quelle cose che immagino utilizzerà la difesa per, per Brian. Magari lui è stato una volta, magari si è stato due tre volte in quella casa, magari si è anche proprio disegnato la planimetria studiandosi dall'esterno, quindi conosceva benissimo come muoversi. E su questo sono certi perché anche le impronte insanguinate eh, non, non vagano per la casa. Lui non vaga per la casa, lui va esattamente dove deve andare, dove vuole andare. Questa macchina viene vista e grazie all'aiuto dell'FBI riescono a ripulire e restaurare l'immagine, riescono a prendere tutte le varie misure e a capire che quella macchina è una Hyundai Elantra bianca, immatricolata tra il 2011 e il 2016, poi restringeranno il campo a 2011-2013. Si studiano tutte le immagini delle telecamere e riescono anche a ricostruire il viaggio della Hyundai e scoprono che quella sera le telecamere del campus di Pullman, che si trova nello stato di Washington, ma è in realtà a 15 minuti di macchina di distanza perché è tipo a boh, 20 chilometri, poco meno, vedono quella macchina che passa da lì e lascia. Lo stato di Washington in direzione dell'Idaho intorno alle 3 del mattino. Quindi lui è partito da Pullman, spoiler: Brian abit abitava a Pullman dove frequentava la Washington University. Quindi lui è partito da lì e poi ha raggiunto eh, Moscow. A Pullman infatti c'è questo altro campus universitario, tra l'altro che ha moltissimi collegamenti con l'Università dell'Aida o sono due campus vicinissimi tra di loro, quindi molto spesso gli studenti si mescolano tra di loro, vanno alle feste in comune e per cui anche per questo ci può stare che effettivamente Brian sia stato a casa di questi qua. E che succede? Scoprono che questa macchina è passata lì dal campus. Allora tengono sott'occhio il campus e due settimane dopo, gli omicidi, la polizia identifica questa auto parcheggiata nel campus di Pullman e scoprono che appartiene ad uno studente della Washington University, uno studente di 28 anni di nome Brian Koenberg. Ed ecco che arriviamo finalmente al sospettato numero uno. Brian è un ragazzo alto, effettivamente, è 1,83 kg, pesa circa 85 kg. Ha un fisico atletico, ma non muscoloso, come diceva Dylan, ed ha in particolare queste caratteristiche sopracciglia molto bushy, molto cespugliose e folte, come potete vedere. Considerato che gli uscivano solo gli occhi dalla mascherina ed è passato velocemente, ci sta che la ragazza si ricordi soltanto. Le busci sopracciglia, cespugliose. Lui è uno studente PhD, quindi proprio come vi dicevo pluridecorato è al dottorato. Che poi il PhD in realtà è qualcosa di ancora più sborone del nostro dottorato. Brian quindi studente di dottorato super mega figa, figata, ma studente in cosa? In criminologia e giustizia penale, cioè diritto penale sostanzialmente. E lui è anche un assistente nel Dipartimento di Criminologia, cioè non è solo uno studente, lavora anche come assistente dei professori, quindi è uno di quelli che fa sostenere gli esami agli studenti. Lui tra l'altro ha un appartamento dove vive lì a Pullman, in questa città. Ha eh, un appartamento fuori dal campus che si trova a 10 km dalla casa degli omicidi. Brian, come vi dicevo, alla Washington University svolgeva anche delle, delle mansioni da insegnante, essendo per l'appunto un. Uh, un assistente del prof. Quindi molte volte faceva anche tutoraggio agli studenti o teneva qualche lezione, guidava e sosteneva lo studio degli studenti. Lo studio degli studenti, sì, vabbè, comunque lo studio aveva già una laurea in psicologia che aveva preso alla De Sales University, che si trova in Pennsylvania dove lui è nato e cresciuto, e si è laureato alla magistrale di criminologia nel 2022. Quindi lui si è fatto. L'università la, la, um, di psicologia sta facendo praticamente quello che, che devo fare io. La triennale di psicologia si è fatto la magistrale in criminologia e poi è stato preso a fare il dottorato in criminologia e giustizia penale. Quindi stava ridecorando i suoi titoli sostanzialmente. P vediamo un attimo lui chi è come tipo, come vi ho detto non uno simpatico, proprio uno che stava sui maroni, a tutti i colleghi, studenti, probabilmente anche il coinquilino. Dei, e, e, gna gna gna. Dai colleghi dell'università lui viene descritto come un ragazzo particolarmente goffo, che però cercava di darsi un tono nella sua goffaggine, quindi diciamo non certo un atleta, uno che fisicamente non era non si portava bene, ecco, però aveva un gran cervello, una gran testa, molto brillante. E utilizzava questo suo cervello per cercare sempre di far sentire gli altri inferiori a sé. Vi leggo direttamente una delle dichiarazioni dei suoi colleghi, dice. Una cosa che faceva sempre, quasi senza eccezioni, era trovare il modo più complicato per spiegarti qualcosa. Doveva assicurarsi che tu ne sapessi meno di lui e che lui ne sapesse più di te. Quindi so tutto io, mi metto in cattedra e nonostante io sia l'assistente di un professore, quindi dovrei assistere il prof ma anche gli studenti. Nel, nel loro studio, quando hanno delle domande da pormi, io li devo aiutare, al posto di aiutarli, sborro contro i loro occhi dicendo quanto io ne so più di loro. È eh, cazzo, se no non saresti a fare l'assistente, saresti come me a studiare a triennale, no? D dice lo studente medio. No, invece lui, anche se sei uno studente, ti deve far sempre pesare il fatto che ne sapesse più di te. Un altro studente dice. In un certo senso spaventava le persone perché le fissava e non parlava molto. Ma quando lo faceva risultava molto intelligente. Però aveva bisogno che tutti sapessero che era intelligente. Badami, 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 eba eh, Cioè, forse non so camminare bene. Forse non mi so portare bene. Forse inciampo e poi sbatto la fronte ovunque. Però. Oh, però io sono intelligentissimo. Le so tutte, le so Tutte! E quindi lui doveva fartelo pesare, farti sentire un idiota. Come vi avevo accennato anche prima, nel bar che lui frequentava di solito hanno detto che a una certa lo hanno dovuto cacciare perché era molto antipatico con le ragazze. E che già dalla seconda birra cominciava ad essere molesto nei loro confronti. Ma non molesto che le toccava, che faceva il maniaco. Molesto nel senso che era meramente molto cattivo nei loro confronti. Cioè, per esempio, eh, magari attaccava bottone con loro, ma lo faceva in maniera non proprio accondiscendente, non so come dire. Non proprio elegante. Cioè, lui approcciava con quel modo di fare del adesso me la devi dare per forza perché io sono sto grandissimo cazzo e eh, tra l'altro faceva anche delle domande molto sconvenienti alle ragazze cioè per esempio chiedeva delle informazioni personali da subito eh, dove vivi, con chi vivi e poi quando loro eh, non se lo cagavano più cioè nella serie avete presente quando uno ti attacca a bottone al bar, al pub e tu stai bevendo, ci parli per gentilezza no? Poi sei lì che bevi e comincia a guardare intorno, tipo qualcun altro può attaccarmi il bottone perché oppure posso vedere una mia amica che ha bisogno, C'è no? Cioè qualunque input, tipo ah 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 no, guarda ha fatto gol! No, che così, scusate, questo era il mio bicchiere in mano dovevo mettermi nella sipa. E quando cominciavano a distrarsi e faceva così, sì, era pesante, zitta, lui si incazzava tantissimo. E le insultava, cioè, puntualmente gli dava la troia no? per insulta. Il classico uomo, se non me la dai, puttana! Ecco, quindi devo dire che secondo me dietro a questo ragazzo c'era anche una bella mentalità mm, maschilista, misogino ma anche omofobico, omofobo, scusatemi, perché ce l'aveva particolarmente con la comunità LGBTQ. Che tra l'altro questo atteggiamento gli ha dato anche dei grossi problemi in ambito accademico. Poi, cosa posso dirvi? Ah, la, una delle sue più grandi amiche, Casey Hans, 29 anni, una delle poche amiche che l'ha sopportato nonostante la sua personalità, fin da quando erano piccoli. E lei racconta questo dettaglio. Dice: Lui lo faceva sempre. Fondamentalmente, stava lì a insinuare che io sono ottusa e smemorata e che mi manca l'intelligenza per poter essere davvero una sua amica. Cioè, capito, questo faceva. Di diceva alle persone che non erano mai abbastanza per lui. Però, al contempo, erano le uniche che gli stavano dietro. Quindi, questa povera Casey si è sentita dire 57.000 volte. Che lei non era abbastanza intelligente per essere sua amica, ma comunque lui continuava a essere mio amico, va bene. Comunque, hanno trovato, ora ce l'ho un po' più nello specifico rispetto alla prima volta che ve lo dissi, hanno trovato um, la, sua, la sua ricerca per la tesi. Perché a maggio, Brian, per completare la tesi eh, in criminologia per la sua magistrale, grazie tappine, grazie mille, Aveva messo su un progetto, un sondaggio, e si è rivolto a Reddit per chiedere ai criminali di completare un sondaggio anonimo. Lui cercava persone che erano state in carcere per dei crimini violenti. E si presenta così su Reddit. Ciao, mi chiamo Brian e ti invito a partecipare ad un progetto di ricerca che cerca di capire come le emozioni e i tratti psicologici influenzano il processo decisionale quando si commette un crimine. In particolare, questo studio cerca di comprendere la storia dietro il tuo reato più recente, con un'enfasi sui tuoi pensieri e sentimenti durante la tua esperienza. Ecco, a me interessa un sacco questo argomento. Diciamo che dal punto di vista della criminologia, della ricerca di qualcuno che studia criminologia, è normalissimo questo tipo di contenuto, questo tipo di ricerca, ora può parteciparci anche lui a sondaggio, esatto. Ma alla luce di quello che poi probabilmente ha commesso, tutto questo assume una valenza molto più inquietante, ma soprattutto ci dà anche forse un movente. Tra un attimo vi leggo anche le domande che erano incluse nel questionario. Ma dalle domande capiamo come lui volesse capire come ci si sente, cosa si prova, volesse quasi toccare con mano no, le emozioni, i pensieri che ha un criminale mentre uccide o quando pensa di uccidere. E ragazzi, questa è per me la cosa più interessante di tutto il true crime. Cioè io mi sono dedicata al true crime. Proprio per questa curiosità, come ci si sente, cosa hai provato, qual è l'impianto di personalità che ti ha portato a compiere un atto che per me è inimmaginabile, cioè io non avrei mai l'ardire di fare una cosa del genere, neanche il pensiero mi viene, no? Quindi vedo queste persone così al di fuori della logica umana, al di fuori... Anche del, del, del sentire umano, perché uccidere un'altra persona, soprattutto con un'arma di vicinanza, un coltello, una roba, è una di quelle cose che a me farebbe troppo senso, C per quanto possa avere tutti i moventi del mondo io non ce la farei mai, proprio perché... Come, come ci vivo io con questa roba? Non, non, non ce la faccio, quindi è affascinante per me. Visto che io non riuscirei veramente mai, neanche in preda alla furia del peli di Achille, a fare una roba del genere, mi affascina moltissimo la mente e tutti i meccanismi della mente che possono portare una persona a farlo e addirittura a godere di una cosa del genere. Quindi capisco benissimo la curiosità scientifica di Brian. E io credo che fosse sincera questa curiosità, anche perché si scopre che Brian ha collaborato con una delle più grandi criminologhe di tutti gli Stati Uniti. Che adesso mi sfugge il nome, ma è una che ha lavorato sul BTK. Ha, fatto un grande, ha scritto un grande libro perché ha lavorato, ha collaborato proprio con il BTK. Killer, intendo, il serial killer. Quindi io penso che fosse genuina questa sua curiosità. E proprio perché era così genuina. Lui ci è entrato talmente dentro in questa curiosità. che ha voluto provarlo sulla pelle. È entrato così tanto in questa sua passione. che ha voluto provarla. Mixando. perché non è che il movente è sempre solo uno. potrebbe anche essere un insieme di con cause. di co commoventi. E quindi diventa commovente il tutto. diventa. Co Comunque. Potrebbe essere un insieme di concause. Io ci vedo in questo omicidio ben tre moventi. Uno, la curiosità scientifica di uno che studia criminologia e vuole assolutamente sentire cosa si prova a commettere un omicidio senza nessun motivo, come un serial killer. Se, se voi notate, lui ha commesso un omicidio alla Ted Bundy, ha commesso uno, un, un, un massacro. Senza un reale movente, perché appunto non era collegato alle vittime, e secondo me lo ha fatto proprio per questo motivo: per comprendere il, il serial killer che uccide non persone vicine a sé, ma persone con cui non ha niente a che fare, e quindi questo dà anche un'emozione completamente diversa. Due. Voglio dimostrare al mondo quanto sono figo. Perché? Perché quando studi criminologia, e ve lo dico da persona che un po' lo sa, sei frustrato dal vedere quanti imbecilli commettono crimini e quanto il tuo falegname con 30 euro lo faceva meglio, no? E quindi ti viene su, come dire, cazzo, ma come hai fatto a non pensare a quella roba lì? Io l'avrei fatto meglio. Che Ci viene anche a noi tutte le volte che facciamo il TG crime, spesso questo discorso, questo pensiero ci viene da farlo automaticamente, no? E quindi secondo me in lui c'era anche questo narcisismo, questa voglia di dimostrare che era il più intelligente agli altri, cioè questa cosa che è stata compresa molto bene da chi gli stava accanto. E questo suo lato della personalità lo avrà sicuramente messo in una sorta di cazzo, ma io lo farei meglio, cazzo, ma io lo farei meglio. Sono molto più intelligente della media. In più vedo che i criminali che fanno i criminali sono... Mezze seghe. Cazzo se lo faccio io sicuro non mi sgamano. E così mi sento uno sborone. Mi sento davvero più intelligente di tutti. E mi sento un po' più vicino a Ted Bandino. Perché secondo me lui gli piace tanto Ted Bundy. E secondo me ha preso ispirazione anche da Ted Bundy. Terzo movente. Che... Lo ha aiutato a scegliere le vittime. Cioè lui aveva già deciso che avrebbe commesso un omicidio. E poi pensa, ti scelgo e si guarda un po' intorno e vede che ci sono queste ragazze che fanno parte della categoria delle Stacy a cui che lui proprio non sopporta perché gli vanno a triggerare il lato insel. E quindi se deve scegliere delle vittime tra quelle che segue su Instagram. Sceglie quelle lì perché sono quelle che ogni volta che vede il feed eh, delle foto che mettono su Instagram gli danno più noia perché sono le fighettine che possono avere quelli che vogliono. Lui invece non riesce neanche a parlarci con persone del genere e quindi sceglie le stesse. Ma secondo me lui le arriva a scegliere. Dopo aver già deciso di commettere un omicidio. Adesso vi leggo le domande che c'erano all'interno del questionario, così vi rendete conto di quanto fosse interessato davvero a come ci si sente a commettere un omicidio. Domande. Ti sei preparato per il crimine prima di lasciare la tua casa? Ah, altra cosa, forse qui, a maggio del 2022, anzi no forse, io credo sicuramente, aveva già deciso di commettere un omicidio? E quindi, oltre alla curiosità di sapere come si sentono i criminali prima di uccidere mentre uccidono e subito dopo, c'era anche il. Eh... Dammi qualche consiglio, ah! Così magari arrivo preparato. Tutti quelli che analizzano questa storia sono convintissimi che avrebbe ucciso ancora. Sicuramente, e chissà, magari ha già ucciso in passato, perché tutti gli scomparsi. Stanno analizzate eh, queste realtà e ci vogliono anni, quindi non mi stupirebbe se poi venisse fuori che c'è una persona scomparsa dove lui è cresciuto là in Pennsylvania, e guarda caso, considerato lui nella, nel mosaico delle indagini, torna tutto pam risolto. Perché difficilmente poi uno inizia con un massacro da quattro persone. Il serial killer, il buon serial killer, solitamente inizia da una alla volta, poi lui era sborone. No. Ti sei preparato per il, cri il crimine prima di lasciare la tua casa? Per favore, sii dettagliato su cosa hai pensato e come ti sei sentito in quel momento. Sì, dettagliato. Altra domanda: perché hai scelto quella vittima o bersaglio rispetto ad altre? Questa, questa è mia. come scegli le vittime? Perché io veramente sono qua che dico: guarda, non so proprio quale scegliere. Cioè, ho deciso di fare una, uh, un omicidio, ma non so ancora chi. Dimmi un attimo come hai scelto te, perché io proprio devo, devo capire come basarmici, no? Qual è stata la prima mossa che hai fatto per raggiungere il tuo obiettivo? Dopo aver commesso il crimine, lui, 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 a lui, lui si interessa, a te, capito? va nel dettaglio, vuole sapere proprio le minuzie. Dice: ehm, Dopo aver commesso il crimine, cosa hai pensato e provato? Come hai lasciato la scena del crimine? Hai agito da solo o avevi dei complici? Poi, dopo, lui cosa fa? Prende risultati. E secondo me, se li va a comparare, vabbè, che dice che era anonimo, ma secondo me lui in realtà non cioè aveva i nomi, e va a vedere come sono andati i loro casi. Quindi sceglie quello più bravo e prende ispirazione, magari, non lo so. Altra, altro in, inquietante dettaglio: che proprio è l'ingrediente del serial killer perfetto. Come molti serial killer, anche Brian sognava di entrare nelle forze dell'ordine. E come molti serial killer, anche Brian aveva lavorato come guardia di sicurezza. Io non so perché hanno questa mania che vogliono entrare nelle forze dell'ordine e poi allora no, allora divento un serial killer. Vaffanculo! Comunque. Um, aveva fatto l'application per il praticantato al Dipartimento della Polizia di Pullman nell'autunno del 2022 quindi l'aveva appena fatto poi è andato a fare gli omicidi chissà se l'avrebbero preso o meno quando ci sono stati gli omicidi chiaramente nel suo Dipartimento, dipartimento di Criminologia è l'omicidio del secolo se ne parlava sempre in continuazione e Brian, che è una persona che è sempre stata diciamo piuttosto loquace nel suo ambito, che arrivava lui, so tutto io, ve lo risolvo io il caso, capito tutto, eccetera. Il primo della classe su quando si parlava di casi true crime, guarda caso, quando si parlava di quel massacro nello specifico, restava stranamente in disparte e si ammutoliva, alcuni colleghi. Qui si spaccano in due le opinioni perché alcuni colleghi dicono di averlo visto più trasandato e più stanco nei giorni successivi agli omicidi. Spoiler, lui continuava a andare a scuola come niente fosse, andava a fare il suo lavoro tranquillamente, ecco. Però dopo, una volta sapute le cose, poi hanno cominciato a chiedersi se... Fosse normale vedere un cambiamento in lui effettivamente. Alcuni altri colleghi invece dicono che lo vedevano molto più rilassato, però ci può stare che qualcuno nella trasandezza, nella trasandatezza o nel calo energico ci veda chi un è più rilassato, è più a suo agio e chi ci vede da un è più trasandato e più stanco. Poi, vabbè, comunque c'era sicuramente un cambiamento in lui. Ma parliamo del suo passato perché a noi ci piace tantissimo andare a ravanare nell'infanzia. Noi non sappiamo molto della sua infanzia, ma qualcosa della sua adolescenza lo sappiamo. Lui è nato il 21 di novembre del 1994 in Pennsylvania vicino a Poconos o Pocono Mountains, quindi è nato tra le montagne, un po' come Heidi, suo padre è un manutentore tecnico e sua madre insegna nella scuola locale. In realtà anche suo padre poi è andato a lavorare sempre nella scuola locale, lui faceva il tecnico de della scuola, sua mamma l'insegnante. Ha due sorelle di cui non sappiamo praticamente nulla. Qui sembra un'altra persona, perché? Qui lo vedete nei primi anni della scuola superiore, se non proprio al primissimo anno della scuola superiore. Io non so perché quest'uomo ha l'età scombinata, cioè qui dovrebbe avere 14-15 anni. Ne dimostra 23, ma tutto a posto. Ok. Ehm, ci scommette che andava a ravanare nell'infanzia. Beh certo Stefano, figuriamoci se non lo facciamo. Sembra Brandon Fraser. Il classico americano sfigato nei film americani sul basket che poi fa il culo a tutti. È il... Sì, è esatto, solo che lo fa male, malissimo. Infatti, come potete vedere, c'è una grossa differenza di peso corporeo tra lui qui e lui qua. Perché per l'appunto, lui, per tutta la sua infanzia e adolescenza... Ha sofferto di sovrappeso, diciamo, non possiamo dire obesità perché non raggiungeva livelli di obesità, però era alto ed era molto 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 pesante, diciamo. E questa, questa questo peso in più gli dava una determinata goffaggine. Quindi ovviamente pessimo nello sport, impacciato nelle relazioni sociali. E bullizzato, quindi si è subito un botto di bullismo. Grande classico delle vittime di bullismo e mi ci metto dentro anch'io: la grande volontà di riscatto sociale, quindi la volontà di far vedere a tutti quanto tu vali, no? quanto tu in realtà eh, è la gente che non ha capito un cazzo nel prenderti per il culo perché tu sei big boss. E infatti lui a un certo punto si rompe le palle di essere soverchiato dai suoi bulli, no, disturbi alimentari probabilmente non lo sappiamo con certezza perché non c'è una diagnosi in questo. Ma lui, a un certo punto, si rompe le balle di essere bullizzato, decide di cominciare a mettersi a dieta e a fare sport, si iscrive a box pugilato e diventa così nel giro di due anni, quindi tra l'altro, tu devi spiegare. Cosa mangi? Qui hai 24 anni e due anni dopo ne hai 15. Cosa succede? Brian? Che cazzo? Non, non sa dimostrare l'età. Brian non è capace di dimostrare la sua età. Quindi lui perde 50 kg, comincia a fare box, diventa incazzato e da bullizzato diventa lui il bullo. Grande classico, non sto a ripetermi, ma lo sapete benissimo che nelle dinamiche di bullismo di certo chi fa il bullo è perché si sente in inferiorità per un motivo o per l'altro. E un grande classico è diventare bulli dopo essere stati bullizzati. Pensate che un caro amico si allontanò da Brian in quel periodo Perché lui cominciò a scherzare con lui in maniera estremamente sadica, in modo cattivo Perché gli piaceva afferrarlo con una presa al collo e strangolarlo Fino a che non, non perdeva quasi i sensi Eeeh amico mio vieni qua <ride> ma, ma come si fa? Cioè Brian Niente, era diventato scemo no? Era diventato super scemo e nel 2013 finisce il liceo da super scemo senza nessuna ragazza comunque, cioè devo dire che puoi essere bullo, puoi essere picchiatore, puoi dimagrire 50 kg, ma se sei stronzo la fica non ce l'hai, sarebbe bello se fosse così sempre <ride> comunque. E a quel punto allora, probabilmente sentendosi solo e comunque rifiutato nonostante fosse diventato un bullo muscoloso, ha cominciato a farsi di ero. E uh, aveva un amico di Ero, no? Uh, con cui si, si, si bucava, con questo amico che si chiama Rich Pasqua. Che uno dice, sei ricco come una Pasqua. No, no, di più, mi chiamo Rich Pasqua. Se non porta bene questo nome. E niente, però Rich Pasqua si faceva. E si sono conosciuti perché lavoravano insieme in un posto che si chiama New York Pizza Girl. Comunque, niente, lavoravano lì, uh, ecco, non ci sono info specifiche, sembra una normale pizzeria con buone review, su, su, help, help. ah ok, quindi in pizza girl, modo di dire, no, mi immaginavo Brian travestito da maid, da cameriera sexy che lavorava lì dentro, e dicevo per forza che c'ha i traumi questo, comunque, no, è una mia fantasia. Comunque, una sera, Rich Pasqua lo chiama a casa risponde il papà di Brian, che si chiama Michael, tra un attimo lo conoscerete, che gli dice che suo figlio non c'era perché era in missione Top Secret. Poi, poco dopo, Rich Pasqua scopre che in realtà era in un centro di disintossicazione, no? Però, ma il padre che dice, mio figlio è in una missione Top Secret, per non dire che era andato a disintossicarsi, mi fa molto sorridere, no? Nel 2011... Quindi, diciamo poco prima di iniziare con la gioca, Brian ci ha regalato una fantastica opera musicale colossale che ha chiamato Exar. È una canzone rap piuttosto angosciante che ha caricato su SoundCloud, ma potete tutti andarvela a sentire su YouTube, dove la sentiremo tra un attimo. Nella quale lui si definisce un diavolo, vi faccio qualche citazione. Non sei un mio pari, sei cattivo, ma io sono il diavolo. Il testo, tra l'altro, vede i lamenti di Brian su. La stessa cosa che sconvolge la mia vita. Sono bloccato nel futuro, ma non guardo mai il mio fottuto presente. E ancora non si drogava, eh? E in una strofa, che ovviamente dieci anni dopo. 2011-2021, 11 anni dopo, diventa inquietante per, per, alla luce di quello che poi combinerà. Dice: Finisci la tua vita, non otterrai un sequel, lascia che i tuoi cari piangano come gabbiani. Ah! Ecco, e questa cosa ovviamente risulta estremamente macabra, ma. Credo che chiunque di noi, ravanando nel proprio passato, possa trovare qualcosa di inquietante che possa avere a che fare con un omicidio il giorno che lo compite. Quindi, secondo me, non aveva molto senso analizzare la canzone in vista degli omicidi. Però, invece, aveva senso dal punto di vista. Sono una stronza, dal punto di vista dell'analisi psicologica. Perché qui ci dice, come al solito. Ciao, io, io voglio essere grosso, cioè più grosso, capito? Mi dovete temere perché io, io devo essere comunque una persona che, che ha un certo, un certo potere io, io ho il potere, ho... sono cattivo, eh, sono, sono, sono cattivo. Cioè, questo non credo che ci sia... Sto pensando tra 11 anni di entrare in una casa studenti e uccidere quattro ragazzi, cioè non, non esageriamo adesso, però era quel modo di fare, esatto, bulli. Allora, siete pronti per Radio Killer? Ok, questa è una bella canzone, raga, eh. In realtà a me piace tantissimo, proprio tanto, tanto, tanto. Buon Radio Killer. La canzone è di Brian Cohenberg, Exar. Non allora, la finiamo entro mezzanotte questa storia, ve lo dico. Nel 2009, cosa che prima non sapevamo, all'età di 22 anni lui aveva iniziato a soffrire di sindrome della neve visiva, cioè una cosa che io neanche conoscevo, è una condizione molto rara e ancora poco chiara alla comunità scientifica, che porta il paziente a vedere dei puntini bianchi e neri nel campo visivo, costantemente, cioè un po' come se avesse uno, un filtro in cui vede lo schermo della TV analogica quando salta il canale, no? Con tutti i... i pixel bianchi e neri. Cioè, pensa a vedere il mondo così per sempre. Tipo sfarfallio. Quindi capite che tra l'altro questa cosa qui gli aveva dato uno scompenso psicologico non da poco, stava molto male per questa condizione. Gli era venuta l'emicrania, infatti prendeva puntualmente queste medicine per l'emicrania, che immagino sia il Tylenol. Andava anche dal neurologo, non poteva mangiare zucchero e amido, quindi evitava di mangiare quelle cose lì perché glielo peggioravano. E ovviamente lui è sempre stato uno incline alla depressione, quindi questa cosa, ecco il movente, impazzisci, sì, <ride> questa cosa l'aveva fatto crollare nuovamente in depressione, tant'è che in quel periodo scriveva su Tapatalk, che è un social utilizzato qui in America, che io non conosco però, dice, penso spesso a me stesso come un sacco di carne senza autostima. Sto cominciando a vedere tutti così. Mi sento spesso come se non fossi qui, completamente spersonalizzato. Vai con la dissociazione. Penso spesso al suicidio, pensieri folli, illusioni di grandezza. E qui aveva 22 anni, ovvero mentre stava studiando psicologia. E io mi dico: Ma Brian, visto che studi psicologia, quindi sei sensibile al tema della salute mentale, perché in tutto questo non sei andato in psicoterapia? Non c'è andato. Un giorno glielo chiederemo. Oppure scrive. Nessuna emozione, puntini puntini. Sento come se niente avesse senso, puntini puntini. Tutti praticamente mi odiano e sono uno stronzo. Ma almeno lo capirebbe onesto. Poi dice: Quando abbraccio la mia famiglia, non sento niente. È come se guardassi un videogioco, ma ancora di meno. E eh, raga quello che ci sta dicendo è non ho sentimenti, non sento niente, non ho l'empatia, sono uno psicopatico. Quindi molto probabilmente andrò a uccidere delle persone un giorno. Però lo diceva sei anni prima di aver fatto quello che ha fatto, se l'ha fatto. E poi scriveva il grande apice del serial killer narcisista. Posso fare qualunque cosa senza provare rimorso. Sono un figo per sta cosa, perché tutti gli altri hanno la fragilità del senso di colpa, io non ce l'ho, sono un supereroe, sono un superuomo, io sono libero dal senso di colpa, quindi io sono libero di fare tutto quello che voglio. Troppo figo per andare dallo psicologo, lui è troppo intelligente anche per questo. Ah, ecco vedi, cioè nessuno può dirmi che cosa fare o cosa non fare nella mia testa, giusto? Poi nel 2018 viene fuori che aveva scritto a un suo amico di infanzia, tale Jack Baileys, che non sentiva da parecchio, aveva scritto questa lettera, in cui gli disse che gli sembrava di essere stato depresso da quando aveva 5 anni e di aver quindi sviluppato uno strano senso di significato. Uno strano senso? Cioè possiamo tranquillamente dire che quello che racconta di se stesso Brian è una persona che non ha... Contatto con la realtà, non riesce ad entrare nell'esperienza umana e quindi è logico che per sentire qualcosa sia stato portato no, a commettere omicidi tremendi, facevano parte poi della sua sfera di passioni, di interessi, quindi ci sta è quasi matematico quello che ha fatto. Uh, tra l'altro i suoi problemi con la droga a una certa sembrano essere finiti, ma non mi stupirebbe se scoprissero che per esempio aveva ricominciato da poco a farsi e che quindi poi ha commesso gli omicidi magari sotto l'effetto, ma ancora non lo sappiamo. Lui dice a questo suo amico che i suoi problemi con la droga sono finiti e quindi gli dice non li devi menzionare più, non devi più parlare di me come un drogato e aggiunge mi facevo solo quando ero in uno stato profondamente suicida. Da allora ho imparato molto. Quindi dice che prima gli sono arrivati gli istinti suicidi e depressivi e che per, diciamo, automedicarsi da questi pensieri si è rivolto per appunto alle droghe. Droghe che magari potevano aiutarlo nella, nell estrani a estraniarsi dalla realtà che poi lo hanno portato magari ad essere costantemente estraniato dalla realtà. Come assistente all'università, fin da subito diventa noto non solo per essere antipatico e dare le rispostacce e trattare con sufficienza quelli che non avevano studiato abbastanza bene, ma era anche noto per vendicarsi su chi, chi non studiava, come diceva lui, con dei voti terribili. Tra l'altro dicono che quando faceva lezione lui insegnava sempre con gli occhi bassi, cioè non guardava mai negli occhi gli studenti che ci, ci teneva proprio a metterli a disagio, quindi a puntualizzare ogni loro errore, a fargli fare delle figuracce davanti a tutti, e in particolare si scontrava con gli studenti ragazze, cioè con le st studentesse femmine, e con gli studenti che facevano parte della comunità LGBTQ. Dopo il delitto, come vi dicevo, aveva cominciato a dare voti migliori e Aveva smesso di far sentire gli altri da meno, era diventato più affabile, più. meno stronzo. E questo ha senso, ragazzi: perché lui con quell'omicidio si è liberato da una frustrazione, si è sfogato, e quindi aveva tutta la fase del post, quindi del rilassamento post. Ok, tutta questa rabbia è andata via e quindi posso essere una persona più affabile, più normale, senza dover sbrattare il mio odio verso l'umanità giorno dopo giorno. Si è sentito liberato, sì. Che poi ovviamente questa è la dinamica che porta i serial killer a ripetere l'esperienza. Perché cazzo mi ha fatto stare bene, ma... Solitamente c'è sempre questo periodo di raffreddamento, che è il periodo in cui tu hai la soddisfazione di aver compiuto l'omicidio, ma dopo un po' questa soddisfazione finisce, va a scemare e come una droga tu ne hai bisogno di nuovo. E guarda caso, il periodo di raffreddamento tra un omicidio e l'altro va sempre stringendosi, sempre di più perché come le droghe si crea assuefazione e quindi poi eh, l'omicidio ha sempre meno. Ehm dà sempre meno soddisfazione, sempre meno effetto, proprio come un farmaco o una droga. Considerate che Brian a un certo punto è stato licenziato dal suo ruolo di assistente il 19 di dicembre, quindi dopo gli omicidi, ma molto prima che gli inquirenti potessero fare il suo nome, quindi non c'entrava niente con gli omicidi, ma è stato proprio a sé, è stato licenziato per, cito, la sua prestazione insoddisfacente come assistente didattico, inclusa la sua incapacità di rispettare le norme di comportamento professionale nelle sue interazioni con la facoltà. Tradotto era stronzo con gli studenti, e li metteva a disagio ed era anche misogino e omofobo. Da dove partono le indagini su Brian? La polizia si concentra su Brian perché appunto ha trovato la macchina e ipotizzando che fosse la sua, cioè che fosse la sua la stessa che hanno visto delle immagini delle telecamere, si concentrano su Brian. E cosa fanno? Analizzano il traffico del suo cellulare. Dal traffico del cellulare possono ricostruire i suoi movimenti di quella notte. Anche questo non lo sapevamo. Difetti ne aveva? Non vedo difetti. No, guarda, era un uomo perfetto. Scoprono che alle 2:42 di quella notte lui era nel suo appartamento a Pullman. Poi si sposta e inizia a raggiungere Moscow. Ma mentre sta raggiungendo Moscow, cioè dove c'è la casa degli omicidi. Lui ha spento il telefono durante il tragitto. Alle 2.47, infatti, il cellulare viene spento o messo in modalità aereo indifferente e verrà riacceso soltanto alle 4.48. Ha senso tutto è perfetto! Cioè, lui stacca il cellulare, arriva nella zona, fa i suoi giri, entra alle 4.04 alle 4.20 esce. Si allontana e dopo 20 minuti ri riaccende il telefono. Quando è... Infatti alle 4.48, quando lui riaccende il cellulare, eh, è a Pullman, nella sua città dove vive. E dalle 4.48 alle 5.50, quindi per un'ora, lui gira intorno a Pullman senza meta. Fa dei giri intorno alla città, random, no? Poi rimane lì. Quindi immagino dorme a casa sua, ma alle 9 e 12 rivediamo il telefono agganciarsi vicino alla casa degli omicidi. E rimane agganciato alla, alla zona della casa degli omicidi al quartiere tra le 9:12 e, e le 9.21. Quindi ben prima che chiamassero la polizia quando sostanzialmente dentro erano ancora tutti addormentati, quelli vivi. Io ho pensato, ma non è che magari lui ha pensato, cazzo, la custodia del coltello. Ca Perché tutti pensano, eh, vedi, è il serial killer che torna sulla scena del crimine per godersi. Mm, sì, ci sta, ma per lo più lo fanno dopo molti giorni, non dopo 4-5 ore parlo dopo 4-5 ore, secondo me era un Ok, non è ancora scoppiata la notizia, forse non hanno ancora chiamato la polizia, posso andare a recuperare la mia custodia? Però si è reso conto che era una cosa impossibile da fare e ci ha rinunciato. Allora, devo dire che nel momento della premeditazione, nei momenti successivi all'omicidio, lui è stato molto lucido e molto geniale criminalmente parlando. Ma nel momento degli omicidi, essendo in agitazione, preda delle sue emozioni, ha fatto la stronzata. Oppure è andato semplicemente a capire perché non è ancora uscita la notizia? Perché non c'è ancora la polizia davanti? Perché nessuno se n'è accorto? Forse anche questo, eh. Guarda caso, guarda caso, quando la polizia comincia a dire che stavano cercando la eh, Hyundai... E quindi un modello di macchina tale il suo. Lui dice: Cazzo, mi hanno sgamato! Cazzo, mi hanno sgamato! E cosa fa? Il giorno stesso cambia la targa della macchina. La fa immatricolare nello stato di Washington, perché prima aveva la targa dello stato della Pennsylvania. E quindi secondo me lui pensa: Cazzo, mi hanno beccato la macchina con la targa, almeno cambio la targa, così non, non, non arrivano a me. Comunque, il 13 dicembre, l'auto. Con la targa nuova viene registrata da un lettore di targhe cioè uno di quelli che passi censisce tutte le targhe che passano da lì a Loma in Colorado quindi lontanissimo e il 15 dicembre viene fermato dalla polizia stradale in Indiana e viene fermata quella macchina ben due volte non una due volte perché perché Brian non rispettava la distanza di sicurezza con il veicolo Subito di fronte. Non so se vi ricordate questo meraviglioso screenshot in cui vengono fermati dalla polizia. Guardate la sua faccia. È veramente assurdo. <ride> esatto! È un meme! È un meme! È un oh Mio Dio! Oh mio Dio! No, che cazzo vuoi? Non mi hanno sgamato! Oh mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio, mio Dio. Quindi... Vediamo qui anche suo padre, Michael che appunto è in macchina con lui, e avevano questo viaggio molto lungo, hanno fatto 4.000 chilometri. Niente, io non capisco questa, di cioè vi giuro non riesco a capire questa dinamica. Praticamente, dal dove viveva lui per andare all'università, lì alla Pullman, per arrivare in Pennsylvania, dove lui è nato e cresciuto, ha la casa madre, per tornare quindi dai suoi, ci sono 4.000 chilometri sono tantissimi praticamente attraversi tutti gli Stati Uniti da est a ovest no da west a est scusatemi e avevano organizzato questo viaggio lui e suo padre praticamente il padre aveva preso un volo un aereo per raggiungerlo e insieme sarebbero tornati a casa per Natale con la macchina di lui Poi non poteva se cioè, costava di meno non poteva prendere un biglietto aereo Brian andare direttamente lui da solo con l'aereo a casa Anziché far spostare suo padre, fargli pagare il biglietto aereo, farlo arrivare da te e poi fargli subire quattro giorni di macchina. Cioè, mi sembra una cosa a poco senso. Però aveva senso nel momento in cui tu volevi spostare la macchina da lì a là. Ma io mi chiedo questo padre che buon anima a concedergli una roba del genere. Comunque, cosa succede in questo filmato ripreso dalla bodycam del poliziotto? anzi del vice sceriffo il vice sceriffo gli chiede a loro dove siete diretti e Brian resta sul vago a prendere del cibo thailandese che non è proprio la risposta che vorrebbe sentirsi dire l'inquirente ma il padre Michael aggiunge beh veniamo da YSU che poi dopo lì c'è uno scambio che cos'è YSU ah no l'università di Washington ok Insomma, Michael sembra aver voglia di chiacchierare, mentre Brian non è per niente contento di questo sproloquiare del padre, si vede. Michael, tra l'altro, racconta al poliziotto che aveva appena sentito di una notizia terrificante alla radio, perché dopo che sono partiti dal campus dell'Università di Washington, uno studente di 30 anni avrebbe tentato di uccidere i compagni sparando. E lì eh, il vice sceriffo dice: interessante, interessante. Ma ve lo faccio vedere così intanto sapete che cosa state per vedere. Ok, buona visione, raga. Spero che funzioni i sottotitoli, si sono molto random, Hello. how you're doing? How y'all doing today? Good, good. Take a look at your driver's license real quick if I could.

Oh tipo, che I So we're... Okay, I, I'm having a hard time hearing you Because of the traffic So you're coming from Washington State University? Yeah And you're going where? Oh We're gonna be going to Oh, okay Me lo guarda, really? ma we're been for hours, hours Days? almost a day Okay so what do you say about some SWAT team thing or yeah. Yeah. Rimani tranquillo, rimani tranquillo, rimani tranquillo Where? Ciao Lorenzo! E qui non si sente cosa dico, perché c'è un gran casino. E il papà gli dice della sparatoria. Mm -hmm. So, so you work at the university there? Ok. Vai via, vai via, non fare domande okay. Papà stai zitto yeah, Dio cazzo, che today. cazzo che cazzo si ha la faccia con quelle emoji veramente up if they shoot somebody and then Interessante, wow, bellissimo. Non troppo ok? grazie, okay? right, <ride> ti apprezzo. Ti apprezzo. Quanto, quanto, quanto se ne pente. Vabbè ah Nove minuti dopo che è successo quello che avete appena visto nel video, vengono fermati di nuovo per lo stesso motivo da un altro vice sceriffo, da un altro poliziotto, sempre mancato rispetto della distanza di sicurezza. Floridan diceva che forse lui stava sfidando la polizia, ma sinceramente guardando la sua faccia mi viene da pensare che avesse l'ansia e quindi voleva sempre superare, ma per superare si avvicinava tantissimo al culo delle, dei veicoli davanti. Comunque, dopo aver guidato per due giorni e mezzo per 4.000 km, il 16 dicembre giungono a destinazione. Ovvero, nella sua casa in Pennsylvania, insieme ai suoi genitori, a festeggiare il Bianco Natale. E qui viene segretamente monitorato 24 ore su 24 dall'FBI e lo osservano in tutti i suoi movimenti. Vedono, per esempio, delle cose strane, ovvero che esce di casa indossando sempre guanti in lattice. E questo è strano. Si dedica alla, alla pulizia profondissima della Hyundai, della sua macchina. Dicono proprio che lo vedevano impegnato a pulire centimetro per centimetro senza perdersi neanche un pezzettino della macchina. E poi il grande punto interrogativo è arrivato quando lo vedono in, nel cuore della notte andare a buttare i sacchi della spazzatura a casa dei vicini, cioè nel bidone dei vicini. Che gli agenti raccolgono un campione dalla spazzatura per trarne il DNA, lo mandano allo scienti alla scientifica e ne analizzano appunto il DNA. E quello che trovano nei rifiuti è il DNA del padre biologico del DNA che era sul bottoncino del coltello. Ma voi vi chiederete. Il DNA, quindi del padre Michael, doveva essere schedato nel database, altrimenti come facevano a sapere che era di Michael quel DNA? Solo perché appariva come padre del DNA sul coltello, devono dimostrare che quel DNA apparteneva al padre di Brian. E come fanno? Non prendono il DNA dal padre di Brian, lo scoprono per i cavoli loro. Come? Grazie. A 23andMe perché il padre di Brian aveva inserito i suoi dati, cioè aveva fatto il 23andMe o, o Ancestry, adesso non mi ricordo quale dei due, e quindi aveva lasciato il DNA e aveva per trovare tutti i parenti nel mondo. No, e quindi grazie a questo caso, tra l'altro, cosa è uscita recentemente negli ultimi giorni perché l'FBI ha fatto di tutto per non farla sapere. Grazie a questo caso abbiamo scoperto che il governo utilizza i dati che noi lasciamo su 23Me, il nostro DNA. Oh, ci hanno messo. È stato grazie alla difesa di Brian che è venuta fuori sta cosa, eh, perché ci hanno pigiato, 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 pigiato. Alla fine hanno dovuto dirlo, ma non lo volevano dire. Non lo volevano dire. Quindi. Sì, siamo tutti schedati eh, e le aziende private danno i nostri dati alle forze dell'ordine. Yeah! Questa diventa la prova scientifica che porterà all'arresto di Brian, che avviene il 30 dicembre 2022, a 47 giorni dagli omicidi. Se vi ricordate, c'era tantissima ansia perché erano passati 40, 30 giorni, 40 giorni, insomma, tanti giorni senza che si riuscisse a trovare il colpevole. Poi, tac, da un punto all'altro, ta, abbiamo uh, il sospetto in arresto, quando nessuno sapeva neanche che ci fosse un sospetto. E tra l'altro la fanno molto, come dire, la fanno molto scenica questa cosa dell'arresto. Ben 50 agenti della SWAT circondano casa sua alle 3 del mattino, e poi fanno irruzione in casa, SWAT, buah buah, 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 per arrestarlo. Lui era in cucina che si stava mangiando un panino, tipo... E si vede arrivare tutta la SWAT, blah, tutte quelle imbraccature che sfondano la porta e entrano... Cioè, della sera non bastava suonare il campanello, mi veniva ad aprire... Cioè, non è che... niente, comunque, vabbè, è bello quando fanno la scena. Quattro giorni dopo Brian compare davanti al giudice in Pennsylvania e tra l'altro sono stata particolarmente colpita nel momento in cui questo, esattamente in questo momento, lui viene scortato dalle guardie fin dentro il tribunale ed è quel momento in cui tutto il pubblico, tutto. Quindi la gente con i forconi sta lì ad aspettarlo per vederlo sfilare, no? Fare la sfilata della vergogna e urlargli le peggio cose. Ci sono rimasta particolarmente bene nel sentire quello che gli veniva detto dalla popolazione. Cioè, niente forconi, niente odio. Gli hanno urlato questo. Perché lo hai fatto? Perché? Spiegaci il movente! E anche, come ti senti Brian? Gente che si preoccupa per l'assassino. Come ti senti, bravo? Poi, sei pronto ad andare in Idaho? Questa era la più cattiva. Sei pronto ad andare in Idaho? Eh, perché ti estraggono e ti, ti estradiscono là e bla bla. No, no, non giornalisti. Persone, persone di strada, gente per strada. Nessuno che gli ha detto: muori, bastardo! Comunque il giudice gli dice che è accusato di quattro omicidi di primo grado, ehm, che gli chiede insomma se ha capito qual è la situa, lui risponde sì, se accetta di essere estradito, estradito, vabbè insomma quello, in Idaho e lui dice sì, quindi non si oppone, anzi dirà che tramite i suoi avvocati non vede l'ora di andare in Idaho così dimostrare la sua innocenza, al che lo, lo caricano sull'aereo. Intanto, mentre lui ha fatto questi quattro giorni là nel Pennsylvania e tutto in carcere, gli inquirenti erano andati nel suo appartamento a Pullman, dove tra l'altro viveva con il suo coinquilino, che mi sembra essere di origini indiane, e che quando lo hanno intervistato era così, tipo: "No, no, 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 ma io ho visto con quello lì, no, 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 no no terrorizzato, rotto". Cioè, vedi, il coinquilino è rotto, quindi lo mettiamo da parte e gli auguriamo una pronta guarigione. Vanno lì nel suo appartamento di pullman e sequestrano diversi oggetti, tra cui abiti scuri, un guanto in nitrile, delle lenzuola. Vengono trovati anche capelli e peli animali. Lui non ha animali, quindi il fatto che siano stati repertati dei peli di animale fa pensare che magari possano essere i peli del cane di Kaylee. Ma ovviamente ancora non ne abbiamo certezza. Poi repertano anche un cuscino senza federa e un materasso dove c'erano delle macchie rosso-marroni, che potrebbe anche essere merda, o oh, non lo sappiamo. Una maschera nera, mascherina, Car e ecco questo è l'elemento più importante sul quale c'è un grande mistero perché non ce lo dicono come tante altre cose. Ovvero in casa sua hanno trovato degli ID, ovvero delle carte d'identità. All'interno di un guanto messo all'interno di una scatola, e dicono che questi ID sono in qualche modo collegati alle vittime. Ora io non so in quale modo, ma l'unico modo che mi viene in mente è che siano gli ID delle vittime quindi probabilmente si è perso il trofeino poi. Man mano che vanno avanti con le indagini su di lui mentre lui è in carcere, scoprono che il cellulare di Brian era vicino alla casa degli omicidi ben 12 volte, volte tra giugno e il giorno degli omicidi. Potrebbe anche essere che ci è proprio entrato, perché ovviamente non hanno la posizione esattissima al metro di dove si trovasse, no? Quindi, almeno 12 volte tra giugno e il giorno degli omicidi lui è stato lì intorno alla casa. Potrebbe anche aver partecipato a qualche festa, per quello insomma si agganciava lì, no? Durante le indagini poi emerge che Brian seguiva tutte e tre le ragazze su Instagram e aveva scritto ripetutamente a una di loro, non sappiamo ancora quale, a fine ottobre, quindi due settimane prima degli omicidi, ma la vittima non ha mai risposto ai messaggi, non sappiamo neanche se li avesse visualizzati o meno, lo scopriremo sicuramente a processo. E questo si riaggancia un po' a quello che vi dicevo prima, quindi ci abbiamo un po' già ragionato su questa dinamica. Ma potrebbe aver esacerbato il suo desiderio di uccidere queste ragazze. Secondo me, risulterà che avrà scritto a Kaylee. Secondo me, ha scritto a Kaylee. E il fatto che lei non se lo fosse cagato è la cosa che dà più fastidio al narcisista, neanche essere rifiutato. Addirittura, manco mi caghi. Cioè, manco ti prende la briga di dirmi: Non mi interessa. Questa è la cosa più terribile da fare per, per rompere il narcisista. L'unica cosa da fare è ignorarlo. Ah, poi questa è assurda che è uscita in questi giorni, sta roba. Ho detto: Ma what the fuck? Praticamente è venuto fuori che Brian, vedete il manipolatore, io. Ha fatto una roba terribile. Brian, pochi mesi prima degli omicidi, aveva stretto amicizia con una studentessa della sua università. E un bel giorno, questo l'hanno scoperto dopo, solo durante le indagini, un bel giorno lui ha pensato bene di introdursi di nascosto nell'appartamento di questa sua collega e si è messo a spostarle tutti i mobili. Non ha rubato niente, ma le ha spostato tutti i mobili, cioè, praticamente hai detto la trasmissione su real time ti rifaccio la casa ti... ma mm, riarrediamo rimoderniamo ma lui aveva un piano lui aveva un piano perché questa ragazza lo considerava un po' come il suo punto di riferimento e quando è tornata a casa e si è trovata tutti i mobili spostati lo ha chiamato terrorizzata dicendogli guarda che qualcuno qua mi è entrato in casa no? che... eh, panico ha rubato qualcosa, no? Ah, beh, allora dai, non ti preoccupare, adesso ci penso io. Lui, grande salvatore no? della patria, ci penso io e dice: Te hai un problema. Non hai la casa abbastanza sotto controllo, quindi chiunque ti può entrare e fare robe. Allora, sai cosa facciamo? Adesso ti installo tutto un sistema di videocamere di sorveglianza interne, così poi la prossima volta che qualcuno vuole entrare in casa tua, tac, lo riprendi lo denunci. E lei fa: sei il mio salvatore, adoro, grazie. E lui gli installa tutto il sistema di videosorveglianza in casa. Ma siccome l'aveva installato lui, adesso io non conosco esattamente le dinamiche, comunque era in grado di controllare i video da remoto, quindi da casa sua. E lui la spiava. Ci cioè aveva fatto tutto questo per spiarla. Sono una merda. È una roba così, è una merda, è matto, assolutamente. T qui le opinioni degli esperti si spaccano. Molti pensano che lei poteva essere una delle vittime e che quindi è stata molto fortunata a salvarsi. Altri invece pensano che lui non avesse nessuna intenzione di uccidere lei, altrimenti l'avrebbe fatto e che semplicemente godeva in questa morbosa mh, Soddisfazione da avere il controllo sulla vita di qualcun altro senza che questo lo sappia. Comunque l'abbiamo capito che era psicopatico, tra l'altro penso che lo avesse capito anche da solo, visto che scriveva delle cose che eh, dal punto di vista di uno che studia psicologia sono chiarissime e proprio urlano psicopatia da tutti i punti. Eh, il processo inizia il 2 ottobre e noi lo seguiremo in diretta, se è possibile. Almeno io me lo seguirò in diretta poi vi faccio i resoconti. Tipo Johnny Depp Amber Heard Sempre se permettono le telecamere all'interno Stanno ancora lottando per questa, eh, per questa cosa Brian dal canto suo Per quanto riguarda il procedimento giudiziario Si è sempre dichiarato non colpevole Anzi c'è di più Lui non si è mai dichiarato un cazzo Ovvero in udienza preliminare Quando gli hanno chiesto Ti dichiari colpevole o innocente Lui fa scena muta e è l'avvocato difensore a dire si dichiara non colpevole, quindi innocente. Questa scelta di voler fare scena muta quando avrebbe potuto dirlo lui non cambiava niente, in molti pensano che sia un modo per rendersi più oscuro e affascinante. Può darsi, o semplicemente non ha il coraggio di dire non colpevole senza fare quella faccia che aveva in macchina tipo: oh, Sta mentendo e lo so. Quindi preferisce non mentire perché sennò la sua faccia parla. Ci sono alcuni che pensano che sia lui che si è inserito dentro questo gruppo Facebook avendo delle informazioni che nessun altro aveva, ma potrebbe anche essere un, un inquirente, eh? Potrebbe anche essere un inquirente che voleva sentirsi un po' più sbrono degli altri. Comunque, gli hanno detto: Zio, guarda che se ti dichiari non colpevole, poi rischi la condanna a morte perché nell'AIDA, o oh, ragazzi, c'è la condanna a morte. In ogni caso, per lui non era una cosa di certo inaspettata perché il principale avvocato d'ufficio che c'ha, Ann Taylor, è qualificata per processare i casi di pena di morte. E gli avvocati sostengono. Nella linea difensiva, che non c'è alcun collegamento tra il signor Cohenberg, cito, e le vittime, e non c'è alcuna spiegazione per la totale mancanza di prove del DNA delle vittime nell'appartamento, nell'ufficio, nella casa o nel veicolo del signor Cohenberger. Quindi deduco che tutto quello che hanno repertato in casa non avesse il DNA delle vittime, altrimenti la difesa non direbbe questo. Comunque, siccome l'accusa, il procuratore non ha trovato delle circostanze attenuanti, più o meno dieci giorni fa è uscita la notizia bomba che si procede con la pena di morte, ovvero se al termine del processo Brian verrà giudicato colpevole, sarà condannato a morte. E sappiate che l'Aida o l'ultima condanna a morte eh, risale al 2012. Ciononostante, lui continua a dirsi innocente, quindi preferisce giocarsela, giocarsi la vita, piuttosto che ammettere di essere il colpevole. Questo mi fa venire dei dubbi. O è veramente uno che ci tiene poco alla vita, della serie, tanto se mi devo fare una vita in carcere, tanto vale morire. Oppure è convinto di essere innocente. Quindi gli avvocati di Brian hanno già annunciato che sosterranno la sua innocenza, in particolare dimostrando che appunto nella casa degli omicidi, uh, che scusatemi, nella casa sua non c'erano reperti attribuibili al DNA delle vittime, e nella casa degli omicidi la difesa con i suoi investigatori ha repertato anche il DNA di altri tre soggetti maschili. Che non sono ancora stati identificati. E hanno trovato anche un guanto fuori dalla casa degli omicidi con sempre questo DNA maschile. Ora, come vi dicevo, in quella casa c'entravano cani e porci. Quindi non so come abbiano scelto questi tre DNA da isolare. Ma di certo è una teoria molto interessante. Quindi vedremo come si svilupperà il processo. E... Ah, e poi c'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa. Lui è stato rinviato a giudizio, cioè come funziona? Praticamente hanno fatto una sorta di, diciamo, udienza preliminare dove il caso è stato proposto a un gran giurì composto da 12 giurati. E l'accusa mostra tutte le prove raccolte ai giurati e questi devono decidere se è abbastanza per rinviare a giudizio l'imputato oppure no e loro hanno decretato che sì è abbastanza. Quindi, ok, ci sono abbastanza prove per andare a processo. A questo punto la difesa ha il diritto di avere in mano tutte le indagini fatte dall'accusa, mentre l'accusa non ha il diritto di avere in mano la strategia difensiva e le indagini fatte dalla difesa. In questo modo si garantisce una difesa appropriata e giusta e un equo processo all'imputato, perfetto. Qual è il problema adesso? Lo so, Chiara, adesso ci arriviamo, ce la faccio a finire. Qual è il problema adesso? Che l'accusa e i procuratori non vogliono dare alla difesa il metodo di raccolta dati del DNA usato dall'FBI. Per questo sono stati obbligati a dire di aver usato uh, 23 Me, e... perché almeno questo hanno dovuto dire e non volevano dargliela, non volevano dare bossetti, bossetti, cioè veramente troppe bossetti vibes. E infatti dicono gli avvocati di Brian: in sostanza attraverso la mancata divulgazione e la loro mozione per proteggere l'indagine sulla genetica forense, lo Stato sta nascondendo l'intero caso. E al momento c'è ancora questo problema, cioè gli hanno detto come sono arrivati al DNA, ma non gli hanno detto tutti i vari passaggi, non glieli vogliono, da... non glieli vogliono dire, non ce li dicono! Perché l'FBI ha fatto una cosa illegale, hanno dovuto cancellare i dati, attualmente nessuno ha quei dati. Quindi se... visto che quella era la prova regina con cui hanno arrestato Brian ed è venuto fuori che la prova regina l'hanno... Trovata con metodo illegale Raga, Guarda che ha la possibilità di salvarsi sto cristiano eh. Comunque I genitori di Kaylee Che sembra che esista solo lei Cioè io ragazzi ho questa sensazione mh, Veramente brutta Questo fastidietto Che intervistano sempre solo i genitori di Kaylee Loro sono sempre in prima linea Sono sempre a lamentarsi, a giudicare a Dire questo non hai fatto questo... E da, da quando è partito tutto il caso Da quando ci sono stati gli omicidi Esistono solo loro, parlano solo loro, cioè gli altri sì, si vedono ma stanno molto più in parte, mentre i genitori di Kay lì, che è lì, esiste solo lei. Esiste solo lei. Comunque loro vogliono la pena di morte, insistono per la pena di morte. Adesso vi dico l'ultima cosa. Il processo inizia il 2 di ottobre 2023 e potrebbe durare sei settimane, quindi comunque si fa tutto a botta, è bellissimo in America perché i processi quando iniziano... Fsht, vanno di filata al momento Brian è detenuto senza cauzione nel carcere della contea di Lata ma la cosa più bella di tutte raga è che il giudice di questo processo si chiama come un NPC come un personaggio non giocante di videogiochi si chiama John Judge cioè si chiama John Giudice cioè il giudice si chiama John Giudice no raga No, io sto volando il 30 dicembre hanno arrestato Brian, no? La chiudiamo veloce, però vi devo dire le ultime news, assolutamente. Hanno arrestato Brian e la casa a scena del crimine. Questa è stata. Stava per essere riconsegnata al proprietario, ma tutta questa azione è stata interrotta quando il tribunale ha ordinato che invece la casa dovesse essere preservata: la scena del crimine è preservata perché ha fatto richiesta il team della difesa per andare ovviamente a fare le loro indagini all'interno della scena del crimine. Poi successivamente la casa è stata donata dal proprietario della casa all'Università dell'Idaho. Cioè, della serie, C ho una casa da mille mila metri quadri, anche figa, perché dentro è veramente bella quella casa, però è un regalo così. C'è stato degli omicidi, la regalo. Deve essere uno con i baiocchi. Insomma, lui l'ha donata all'Università dell'Idaho e l'Università ha deciso di demolirla perché la gente è scema. Cioè, almeno io sono convinta che questa sia un'idea di merda. Non un'idea pessima, proprio di merda. Ma per due motivi. Molto validi. Uno, perché la gente è convinta che distruggendo le cose le cancella. Cioè, tu pensi veramente che andare a demolire quella casa distrugga l'omicidio, l'atto atroce e violento che c'è successo all'interno? No. È un'illusione, è una stronzata, è un'ignorantata da, da, da bambino di tre anni. Il bambino di tre anni pensa che distruggendo una cosa brutta allora questa smette di esistere. Non capisco questa smania di distruggere le case dove sono successe le cose. Non le, cap non le non lo capirò mai, non lo capirò mai. E mi fa incazzare. Perché poi mi togli i luoghi dove andare a fare i video. Poi. Um, questo piano di distruggere la casa ovviamente non sta bene alla famiglia di Kaylee, no? Perché esistono solo loro, no? E la famiglia di Kaylee si è opposta, perché esistono solo loro, e hanno detto: Ci sono un sacco di cose che penso siano importanti in quella casa: ci sono immagini, suoni, punti di vista e angoli è una casa dalla forma strana. Abbiamo chiarito all'università dell'Idaho che non vogliamo che questa casa venga demolita e ci hanno ignorati. E quando dico che ci ignorano, intendo dire che rispondono e dicono "Capiamo quello che stai dicendo, ma la nostra idea rimane la stessa, andremo avanti" perché dicono che è per il bene della comunità e per l'università. <ride> io sono scemo e faccio le cose stupide perché moralmente considerata di Ma Università dell'Aido ti droghi? Ma soprattutto come cazzo... Esatto, Daba. Come cazzo ti viene in mente di demolire la scena del crimine prima del processo? Ma tu stai fuori. Stai fuori. Guarda, Camel, se lo penso anch'io, ma non lo posso dire ad alta voce. La casa non può essere toccata fino alla fine del processo. Esatto, Daba... No, può. Teoricamente può perché hanno dato il lascia, lascia, lascia fare. Poi ehm, lì non fanno mica criminologia. No, eh, non è proprio l'AIDAW che fa criminologia, è la Washington, quell'altra dove andava lui. Comunque, sì, la possono toccare. Hanno già deciso di demolirla. Non hanno ancora fissato la data, ma la demoliscono. Punto: abbiamo deciso che si demolisce e si demolisce. Fine. Chi ha permesso? Il giudice l'ha permesso. Perché pensano nessuno ci vivrà ed è meglio non traumatizzare i giovani? Ma vaffanculo, eh. No, sono a te, eh. Dico alla mentalità. Sono le anime dei defunti che disturbano, eh sì, i fantasmi. Mettiamo giù i fantasmi, se sì, mai sono pensa ai bambini. Raga, cioè, prima di una sentenza distruggere quella casa è un crimine. Non che rimanga lì a monito e memoria della storia, no? Perché noi ovviamente non dobbiamo ricordare niente, dobbiamo solo cancellare gli errori, via, 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 lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Scemi. Penso che se questo viene assolto devono ricominciare le indagini da capo, non rimarrà? Rimarrà un cold case. Esatto, Scoog! Esatto! Anche perché esiste la possibilità che in un modo o nell'altro ce la faccia, eh? Anche considerato la figurina di merda che ha fatto l'FBI... E che quindi va a disgregarsi la prova regina. Qualche, possibili... qualche possibilitina ce l'ha. E andare a distruggere la casa, cioè, sono veramente dei fuori di testa. Ma veramente dei fuori di testa. Comunque, proprietario, proprietario, hai fatto la cazzata enorme. Donare le cose non è una buona idea, e come sempre le buone azioni si pagano sempre. Il giudice permette di buttare giù una scena del crimine? Non lo so, ragazzi, c'è qualquadra qual che non cosa in questo caso. C'è veramente qualquadra che non cosa. Tra l'altro, la coinquilina super testimone, Dylan, quella che si è trovata l'assassino di fronte, era stata chiamata dagli avvocati difensori di Brian per essere controinterrogata con un mandato di comparizione, ma lei non voleva assolutamente essere interrogata dagli avvocati della difesa di Brian. E quindi il suo avvocato ha chiesto al giudice di respingere la citazione. E il mandato di comparizione e il giudice l'ha accontentata, quindi la ragazza non deve assolutamente essere testimone della difesa. Cioè, mi vuoi dire che la testimone oculare che ha visto il mio assistito? E che è lei la chiave, che poi dice: Sì, era lui o non è lui, non posso in conto interrogarla. Betani Funke invece ha consentito a un colloquio con l'avvocato di Brian. Anche se lei, anche lei non si vuole presentare in udienza, quindi rilascerà una memoria, diciamo, si farà due chiacchiere con l'avvocato, rilascerà un verbale, ma non vuole presentarsi in udienza perché è traumatizzata, eccetera. E fino a qui posso comprendere. Ma proprio rifiutarti del tutto di parlare con la difesa. cioè, Ricordiamoci che è sempre la stessa ragazza che ha sentito le cose e non ha chiamato nessuno, che la mattina avverte che c'è gente... Senza sensi, quando sono tutti morti sbodellati, non lo so, eh. Ne vedremo delle belle a processo, regà. Io aspetto con ardore il 2 ottobre, e secondo me qui c'è qual quadra che non cosa troppo. Troppo, 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 troppo. Per come ci hanno presentato le prove, sembra assolutamente che non possa esserci dubbi su di lui. Ma se poi viene fuori che tutte queste prove sono state costruite in un modo o nell'altro perché avevano troppa pressa per l'opinione pubblica. Ai ai ai. Ora provate a immaginare il compito degli avvocati della difesa di Brian. Loro lottano per la sua vita. Cioè rendetevi conto che non lottano per. Fargli fare qualche anno in meno in carcere, loro stanno lottando perché non lo ammazzino. Maronna, che responsabilità! Ci sono diversi punti per cui potrebbe cadere in accusatorio, e c'è da dire che la ragazza ancora non sappiamo se ha identificato Brian o semplicemente dice era uno con quelle caratteristiche, ma. Non posso dire che sia Brian, cioè magari è questo il punto. Tanto amore a tutti voi, tanto enorme grosso, tanti auguri di mio buon compleanno a tutti voi. Io adesso vado al bar con i miei amichetti a festeggiare il mio compleanno, quindi ciao. Fate una bella nottata di sonno inebriante. E domani una bellissima giornata Di qualunque cosa dovete fare Ciao belli e grazie ancora di tutto Buon mio compleanno a tutti voi